diciamo così, se posso definirla emotiva, forse l'ho già detto, però insomma della considerazione umana, dell'aspetto umano della vicenda. Qui è un luogo della regione dove si vive un fortissimo disagio e quindi è normale che sia una questione centrale. D'altra parte sono anche commissari per la ricostruzione, non perché l'abbia voluto, non ho lottato per esserlo, era inevitabile che lo fossi perché così è sempre stato, e quindi devo dire che questo significa per me un impegno notevolissimo, sia mentale che organizzativo, che di diciamo così, di questioni insomma che devono essere affrontate. La mia permanenza a Roma, che voi vedete molto spesso, non è per questioni regionali, per la gran parte delle questioni, per le vicende che attengono alla ricostruzione. I momenti di frizione, i momenti di tensione, i momenti di difficoltà, il fatto di sentirsi soli alcune volte o anche incompresi rispetto all'impegno che, e quindi che non fa stare benissimo, sono frutto e ovviamente diciamo determinati dalla vicenda difficile che ci dovremmo affrontare a Aquilano. Che cosa sarà L'Aquila? Insomma, L'Aquila è il capoluogo della regione Abruzzo, ma è un capoluogo che non è sufficiente che lo sia perché è un'espressione burocratica, perché uno statuto ha detto che L'Aquila è il capoluogo dell'Abruzzo. Perché sia un capoluogo è necessario che si sia in, che la comunità, che la città, che L'Aquila sia in grado di attrarre sempre di più funzioni e servizi, che abbia un ruolo propositivo, che abbia un ruolo dinamico sotto gli aspetti economici e di innovazione sotto tutti gli aspetti. L'Aquila lo deve diventare, lo diventerà. Non è solamente, ma fermi, lo è sotto il profilo burocratico, noi abbiamo bisogno che L'Aquila colga questa situazione per diventare la città trainante sotto tutti i profili per quelle che sono le dinamiche economiche, sociali e politiche abruzzesi. E sarà questo il compito. E credo che questo debba farlo principalmente la comunità aquilana con il mio aiuto, ma è la comunità aquilana che deve misurarsi con questa catastrofe, che misurarsi con questo compito straordinario e difficilissimo da affrontare, la classe dirigente aquilana, e quando mi riferisco alla classe dirigente aquilana non mi riferisco alla classe dirigente politica solamente. La classe dirigente politica è solo una parte della classe dirigente. Ci sono nel dirsi decine, centinaia di persone che per i ruoli che occupano esprimono valenze di classe dirigente, e su questo io credo che si possa molto ancora lavorare in termini di costruzione di una comunità consapevole della situazione di difficoltà e dell'opportunità che potrebbe essere questa fase. Su questo c'è molto ancora da lavorare, moltissimo. Nessuno può dire che ha fatto il suo lavoro nel modo migliore possibile, nessuno può essere soddisfatto di quello che ha fatto, nessuno può essere depositario della verità su quello che bisogna fare. Chiedo scusa, forse mi stavo dimenticando. Sì, no, una comunicazione per dire che chi vuole porre delle domande al Presidente da adesso può cominciare a prendere, a venire qui. Da Patrizia, la signora con la giacca in rosso, per prendersi. Però io credo che la prima domanda, cioè ce ne saranno tante altre da affrontare, credo che anche sulle questioni più concrete, vi voglio invitare a farle, vi voglio invitare ovviamente a confrontarsi, a segnalare anche quelle che possono essere le situazioni di criticità, quelle che sono più evidenti e più sentite. Non voglio più sentirle immediate da alcuni soggetti o solo da alcuni soggetti che pure rivestono ruoli istituzionali, perché ci sono state tante occasioni di incomprensione che poi verificate con i soggetti, ho qui davanti per esempio un ingegnere con il quale mi ricordo che ci sono state delle incomprensioni frutto appunto di questa assenza
di un confronto con certe. Quindi io ritengo questa una riunione molto importante. No, lo sto dicendo. È stato molto proficuo ed è stato utile a farmi capire che se avessimo avuto l'occasione di parlare senza mediazioni, forse sarebbero state più facili da risolvere. Quindi per me è molto importante questa riunione, molto importante perché è l'occasione di confrontarmi senza mediazioni e senza infrastrutture. Quindi vi invito a farlo, a cogliere questa occasione che non sarà l'unica, perché però devo dire deve essere il più possibile produttiva. Da parte mia ci sarà questo sforzo di essere meno politichese possibile, da parte vostra ci dovrà essere lo sforzo, se ve lo posso chiedere insomma, di essere anche voi un po' il più propositivi possibile. Questo perché? Perché quello di cui noi abbiamo bisogno, sono partito da un presupposto iniziale, nessuno di noi è depositario della verità, nessuno di noi ha studiato per affrontare un dramma come questo, non trovi in nessun libro di testo niente che ti possa aiutare, non lo trovi come consuetudine, non lo vedi sentendo gli amministratori di luoghi che hanno avuto terremoti simili, perché questo è del tutto peculiare. E quindi nessuno può essere presuntuoso fino al punto di pensare di essere in grado di affrontare una cosa di questo genere. Io vorrei cominciare a costruire una comunità aquilana per mettermi a completa disposizione. Se questo dovesse essere un problema, potremmo correggerlo, questo difetto. E quindi comunque sono a vostra disposizione, volevo dire, spero che sia una riunione proprio proficua, e ce ne saranno altre, lo dico già da adesso, perché intanto già la presenza così numerosa mi fa pensare che è una cosa alla quale veramente, cioè, della quale veramente voi avvertite necessità e avverto la necessità di più. Torna un tavolo, il quale indietro le soluzioni che erano trovate. Dove siete stati in questi anni? Sono stati le domande che ci fanno. Bene, ringrazio il presidente della regione, il dottor Gianni Chiodi, e saluto tutti quanti voi. Apriamo un'assemblea, ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatte decine, centinaia. Abbiamo fatto assemblee cercando di fare, signor Presidente, esattamente quello che diceva lei, attraverso, per favore, scusate, guardate un po' i capelli bianchi, so bene che è venuto qualcuno che non vuole che vada avanti questa assemblea, e siccome questa assemblea, l'ha detto il Presidente, lo ribadisco io, ha un obiettivo fondamentale, cercare, avere un confronto per avere poi successivamente, possibilmente seriamente, l'impegno da parte del Presidente della Regione, della struttura di missione, del Commissario alla ricostruzione per farne cosa. L'obiettivo nostro non è insultare Chiodi, insultare Fontana, insultare Cialente, insultare Chiodi, è costruire l'Aquila dopo il terremoto. E quello stiamo facendo in 2 anni di assemblea. Chiaro? Quindi sappiamo bene che se c'è qualcuno che ha altri obiettivi, che bello insultare Chiodi stasera. Io invece preferisco parlare con Chiodi, confrontarmi con Chiodi, fare in modo che poi Chiodi non mi risponda solo a parole, ma mi risponda con atti, perché la pubblica amministrazione, e lui è il capo dell'amministrazione regionale, faccia atti nei confronti della nostra città. Ci conosciamo bene, ragazzi, guardate i capelli bianchi, lo facevo tanto tempo fa, andiamo avanti. Andiamo avanti e stabiliamo fuori, ragazzi, fuori. Stabiliamo come sempre, come abbiamo sempre fatto, come condurre all'insegna di una civiltà che è la caratteristica fondamentale della cultura, dell'identità di questa città, come condurre questa assemblea. Va bene?
andiamo avanti, stabiliamo, noi abbiamo fatto 3 assemblee, non una, abbiamo messo insieme le esigenze, Presidente, delle persone, le abbiamo trasformate in piccole considerazioni e domande, e su questo vogliamo confrontarci con lei. Ovviamente non è sufficiente, mi si dice che ci sono persone che hanno fatto chilometri per l'occasione ghiotta di confrontarsi con il Presidente della Regione, con il Dottor Chioni e con l'architetto Fontana, per avere risposte magari anche a problemi che non sono personali, ma che riguardano magari una situazione, una famiglia, un dominio, diciamo, ma che possono essere problemi di carattere generale che meritano comunque attenzione e risposte. Allora, le domande che abbiamo già fatto e che dolorosamente abbiamo già inoltrato sia al Presidente Chioni sia all'architetto Fontana sono la base della discussione, ma ovviamente ognuno di noi, ognuno di voi, come in ogni assemblea, può chiedere la parola tranquillamente ed esporre anche problemi di carattere minuto per quello che sarà possibile dare risposta. Lei tra l'altro ha avuto l'attenzione dell'assessore Persomani, l'assessore Di Stefano, c'è cioè l'architetto della Comune, l'ho visto prima, li ringrazio decisamente della loro presenza, le presidenze degli ordini, degli ingegneri, degli architetti, i tanti professionisti, ma ancora una volta, mi scuso se ho dimenticato qualcuno e qualcosa, ciao assessore Delini, ringrazio tutti quanti voi di questa calorosa partecipazione. Io ritengo e concludo davvero e passo la parola a Tonino De Paolis per iniziare il nostro colloquio con il Presidente della Regione, l'architetto Fontana, ritengo che si debba tranquillamente confrontarci, anche in maniera aspra, signor Presidente, non mi fa paura il confronto, quando il confronto è sulle idee, sui progetti, va bene, perché poi è dalla sintesi di questo confronto che nascono idee superiori, idee importanti, idee che costruiscono il futuro. Quindi lascio da subito, decidiamo da subito perché l'assemblea la chiudiamo, se i signori sono d'accordo, alle ore 21. Chi deve parlare, chiede la parola, c'è la dottoressa Patrizia Docci che prende le prenotazioni, io le do la parola, prego anche coloro che daranno le risposte di essere esattamente brevi per quello che è possibile, che sarà possibile. E le domande devono essere poste, le considerazioni, perché una domanda si fa in un attimo, in 2 minuti, che significa che al Parlamento europeo hanno la possibilità di intervenire e parlare per 7 minuti e illustrare le leggi e i provvedimenti che riguardano a tutta Europa, quindi in 2 minuti noi molto più modestamente alla tenda di piazza ci riusciamo ad andare avanti. Amici e amiche, grazie della vostra attenzione, grazie della vostra partecipazione, che significa spingere le nostre istituzioni a un confronto serio con i cittadini. Perché l'auspicio, e concludo davvero, l'ho fatta troppo lunga, bellissimo che facevamo, e il nostro sogno deve essere quello che le istituzioni che si parlano, si mettono d'accordo, si confrontano, ma alla fine escono con una posizione univoca, e questa posizione deve essere supportata e fatta propria dal confronto con i cittadini, che è la parte più importante, Presidente. Senza i cittadini l'Aquila non si ricostruisce. Grazie a tutti, la parola per il mio. Brevissimo, e cominciamo con la prima domanda al Presidente sull'economia. Presidente, l'economia del cratere in ginocchio, quali sono le azioni che sta mettendo in atto la Regione Abruzzo per sostenere la ripresa economica delle nostre aree? Che ci dica una parola chiara sulla zona franca. Grazie. Allora io cercherò anch'io di essere, di andare incontro all'esigenza che poi mi hanno richiesto, cioè di essere il più possibile sintetico. Per ogni cosa ovviamente chiederò, se è necessario un approfondimento me lo chiederete, e quindi scendiamo nel dettaglio. Per quanto riguarda l'economia, la prima cosa che abbiamo tentato di fare era quella, come voi sapete, di intervenire per riparare quelli che erano stati i danni che erano stati subiti dalle imprese, dalle attività economiche. Per questo sono stati stanziati circa 57 milioni di euro che sono stati già erogati da parte della struttura commissariale, e sono stati poi aggiunti a questi 57 milioni di euro altri 35 milioni di euro che sono stati provenienti dai fondi europei che sono stati riprogrammati dalle regioni Abruzzo.
queste due somme circa sono 90 milioni di euro, circa 180 miliardi, che sono andati al far sì che il sistema economico potesse rimanere indenne e in alcuni casi anche riprendere le attività, che sono stati già erogati anche i 35 milioni di euro. Per quanto riguarda la zona franca, posso dire che, come voi sapete, potrei parlare mezz'ora sulla zona franca, ma non lo faccio sempre per seguire l'indicazione. Vi posso dire a che punto è. Il 14, devo avvicinare ancora, il 14 vi do anche il, così consegno in maniera tale che possa anche essere, sì, 14 luglio, ma la sto cercando. Il 14 luglio c'è stata la trasmissione, direi così, conclusiva a seguito delle richieste che erano venute dall'Unione Europea, alcuni approfondimenti prima di poter deliberare la zona franca. Sono state notizie che erano state richieste alle Camere di Commercio, alla Camera di Commercio dell'Aquila, richieste alla Regione, richieste per poter sostenere rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea la necessità di concedere una zona franca che, come voi sapete, è un'alterazione secondo i parametri dell'Unione Europea della concorrenza. La trasmissione definitiva, cioè... Allora, il 14 luglio c'è stata la trasmissione ufficiale da parte del direttore generale del governo italiano di sviluppo economico, la rappresentanza permanente presso l'Unione Europea, con la quale si trasmettono tutti i chiarimenti che voi troverete in questa lettera, che sono stati chiesti e che sono stati adeguatamente forniti. Questa è la trasmissione conclusiva. Per cui a questo punto la fase istruttoria, anche approfondita, che ha voluto perseverare dall'Unione Europea, a questo punto è conclusa a tutti gli effetti. Adesso, da questo momento in poi, aspettiamo la decisione, che potrà essere favorevole in teoria o ovviamente negativa in teoria. Io sono... Secondo me la zona franca ci sarà. Non voglio anticipare, perché l'Unione Europea è molto sensibile alle situazioni, come posso dire, ai fatti istituzionali, e quindi non si può parlare per conto dell'Unione Europea, ma tutte le mie notizie, tutte le mie direi conoscenze portano alla conclusione che l'Unione Europea si determinerà a concedere la zona franca dell'Aquila. Tra l'altro c'era una delle domande che riguardava proprio la dimostrazione dell'effetto positivo, anche in considerazione del fatto che ci sono state alcune cose relative. Le troverete qui, io consegno il documento in maniera tale che chi vorrà potrà vederlo, e così non lo leggo. Ah, poi do un'altra cosa sull'economia. Allora, nei prossimi giorni, l'informazione, una OPCM, cioè un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che io ho fortemente voluto, sulla quale sto lavorando da mesi, anche qui dovendo risolvere problemi che hanno a che fare col vincolo che l'Unione Europea mette agli aiuti di Stato, cioè non si può aiutare un'azienda privata che vuole investire, perché questo alterrerebbe la concorrenza secondo l'Unione Europea, e questi processi sono stati lentissimi, però se vi posso dire che dovrebbe essere diramata a breve un'ordinanza per sostenere il mantenimento della grande occupazione, cioè delle grandi imprese. Come voi sapete, le grandi imprese non sono rientrate nelle OPCM che hanno riguardato i danni. Però voi avete sentito parlare di un investimento che tra l'altro è fortemente anche sostenuto dagli enti locali, mi riferisco al comune e alla provincia, che riguarda un insediamento che ha a che fare con la Talessa Legna. Quindi a breve ci sarà questo PCM, perché i problemi che erano stati posti dall'Unione Europea circa l'aiuto di Stato che sarebbe stato dato e quindi l'alterazione della concorrenza
sono stati in qualche maniera superati in modo, direi, abbastanza brillante, anche se direi con grandi difficoltà. Poi c'è la programmazione per l'annualità 2007-2013 per quanto riguarda la programmazione dei fondi europei e dei fondi FAS nazionali, che prevede l'impiego, alla fine, se andate a vedere le varie azioni, circa 150 milioni di euro a favore di iniziative utili al rilancio economico dei territori colpiti dal sisma. Però anche su questo fatto, lasciatemelo dire, è necessario chiarire che il legislatore ha voluto che fossero i sindaci dei comuni capoluogo, dei comuni del cratere, a pensare, programmare come rilanciare il tessuto economico. Avrete sentito parlare di quella che per voi è sembrata una diatriba, ma non era una diatriba. Sui piani di ricostruzione, i piani di ricostruzione saranno quelli che in qualche maniera diranno, perché la cosa deve rimanere negli enti locali, non deve essere un fatto che decide il governo. Il governo si impegna a sostenerlo, e questo anche il Presidente della Regione, quelle che sono le strategie di ripianificazione economica del territorio. Ovviamente questo noi siamo, ci impegniamo, l'ho già detto in un'altra occasione, a sostenere quelle che saranno le strategie che verranno scritte e delineate. Tant'è vero che il decreto Abruzzo, come voi che voi conoscete immagino molto bene, parla di ripianificazione del territorio, cui i sindaci devono giungere individuando le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostruzione del tessuto urbano, abitativo e produttivo. Quindi da parte del governo c'è la volontà di essere a fianco, ovviamente della Regione Abruzzo, che non è il numero di tre, io è ovvio, ma anche da parte del governo, a sostenere quelle che saranno le strategie che saranno contenute eventualmente negli atti di ripianificazione da parte dei comuni che fanno parte del territorio. Grazie Presidente. L'università, l'esenzione delle tasse, sono tutte questioni che comunque rafforzano il sistema produttivo, perché l'università per l'Aquila è una cosa importante. Il fatto che l'Aquila adesso abbia avuto un ulteriore periodo di esenzione dalle tasse rafforza l'università dell'Aquila, attraverso questo tutti i processi economici che traggono vita dall'esistenza di un'università importante nel nostro territorio. Zona franca è solamente per il comune dell'Aquila. Cioè la zona franca è una zona che viene concessa per cercare di rilanciare un territorio, di aumentare il livello di investimenti, e quindi è chiaro che è già stata delineata, ma non è una novità, questa cosa non è una cosa di adesso, è una cosa di un anno e mezzo fa, cioè nel senso che questa è la zona franca. Grazie Presidente. Paolo della Ventura. Anche la concorrenza delle nuove aziende che verranno. Oltre al terremoto, anche la concorrenza delle nuove aziende che si inserieranno. Questo è un risultato. Però, perdonate, se vuoi intervenire, si può scrivere. No, va bene, se no facciamo più batti. Paolo. Sì, allora. Partecipa all'assemblea. Gli facciamo le domande giuste. Posso andare? Paolo. Perché è molta storia? Perché è quella domanda? Guardate che la zona franca non è una cosa che... è una cosa che abbiamo sostenuto, perché è venuta una richiesta fortissima della zona franca. Ma le aziende che già c'erano non possono subire la concorrenza delle nuove aziende, non mi sembra. Va bene, guarda, perdoniamo, adesso Paolo. Paolo. Allora, volevo approfittare della presenza del Presidente Chioni per rivolgere tre domande velocissime. La prima, posso andare? No. Volevo chiedere al Presidente se
in questi quasi 28 mesi ritiene di aver fatto tutto quanto fosse in suo potere e nelle sue possibilità di fare il terremoto con i confronti del governo. Ma perché questo? Ma che modo è questo? La seconda domanda per quale motivo la regione è stata l'unica ad esprimere perplessità presso l'ottava commissione della Camera in sede delle audizioni circa la legge speciale di iniziativa popolare per cui per sei mesi. Non è questo sei mesi cittadini aquilani e tutta Italia hanno raccolto le firme e anziché come ha ricordato anche qualche istante fa lavorare da mesi su ordinanze e non chiede invece con forza al governo questa legge. Volevo appunto chiedere come mai la regione è stata l'unica ad esprimere l'unico dei soggetti chiamati alle audizioni per i quali avrei espresso perplessità verso la commissione ottava della Camera. Perplessità sì, comunque sono perplessità. E anziché come ha ricordato qualche istante fa, lavorare da mesi su ordinanze anziché chiedere con forza invece una legge speciale come ci sono stati in atti precedenti. E a proposito di questo, delle misure di carattere economico, dopo la manifestazione l'ultima cittadina del 7 luglio è stato consegnato un documento sulle istanze economiche, soprattutto per l'istituzione socio-economica, per vedere se ha avuto modo di leggerlo e che cosa pensa di fare rispetto a quello, anche perché poi richiama integralmente l'articolo 15 del testo di legge che sta e chiudo velocemente chiedendo questo, in un'intervista qualche giorno fa ha detto che le prossime elezioni comunali senz'altro potranno influenzare o aver influenzato alcune scelte dell'amministrazione comunale. Volevo chiedere in proposito se non crede che le scelte del commissario anche le scelte del commissario alla ricostruzione potrebbero essere influenzate dalle prossime elezioni politiche regionali. Grazie. Questo al Presidente se voleva una serie di domande o preferisce rispondere subito. Prego Presidente. Allora pure io devo fare la domanda. Ma che cazzo è? Pure io devo fare la costruzione, però dico quello che penso. Per quanto riguarda se ho fatto tutto quello che avevo in capitale, se sono soddisfatto, io ho dato tutto quello che avevo in capitale. Questo non significa che sono di essere all'altezza di questo compito, quindi non c'è un bel dubbio, però non è che mi ritroverò qualche cosa, cioè ho fatto quello che era nelle mie corde, d'altra parte per compito questo non è una cosa facile. Per quanto riguarda invece l'audizione della legge speciale, la Regione Abruzzo è spesso non ha contrarietà. E riteniamo che il meccanismo delle ordinanze, che ha pure dei difetti, rispetto alla rigidità di una legge, che proprio non si è dotata di fondi certi, la legge ha un senso se è dotata di fondi. Se non è dotata di fondi, noi abbiamo una legge che adesso già c'è una legge, che la legge sul decreto Abruzzo è già una legge, che poi contiene una serie di principi e che poi ci si attua attraverso ordinanze. Quello che vi voglio dire è che in questi mesi, sul piano pratico, non so chi è che mi ha fatto domanda, non riesco a vederlo, volevo guardare. In questi mesi io mi sono accorto di una cosa, che i problemi erano giornalieri e diversi. E non li avevamo ovviamente nessuno di noi, ma non solo io, parlo di tutti quelli che ci confrontiamo, potuti prevedere all'inizio. Il meccanismo delle ordinanze, che pure ha dei difetti, perché la somma di ulteriori norme che poi si leggono in maniera difficile, ma ci dà la possibilità di correggere agevolmente o di rispondere agevolmente a certe situazioni, che una rigidità di una legge non ci consentirebbe poi. Hai ragione, però ti sto dicendo, ti ho già detto che il sistema delle ordinanze ha i suoi difetti, ma mettendo sul piatto della bilancia da una parte i difetti e da una parte i pregi, per quello che è stata la mia esperienza pratica, perché in teoria
tutto può funzionare, in teoria potremmo fare una legge talmente perfetta che poi non c'è bisogno mai di cambiarla o che non si presenta una cosa particolare che magari non era prevista nella legge. Con le ordinanze siamo riusciti molto spesso a rispondere a una serie di problematiche che altrimenti sarebbero rimaste appese per mesi. Abbiamo fatto anche degli errori, se invece sbagli una legge o non contempli una legge qualche aspetto, dopodiché cambiare significa una stasi per tutto tempo. Allora, tra le due cose, fermo restando che nessuna è assolutamente perfetta, ho ritenuto che in questa fase storica, per me, ma non decido io ovviamente, sia stato molto più agevole il sistema dell'ordinanza. Questo non toglie che se ci sarà una legge, e vi posso dire che una legge ci si sta lavorando, ma da mesi, tutti ci lavorano, ma ci sta lavorando perché si sta cercando di affinare, di evitare gli aspetti negativi. Non escludo che una legge possa uscire, però nella prima fase noi una legge ce l'avevamo, era la legge la numero 77, decreto legge 39 convertito in legge, era una legge, stanziamo i soldi, per noi era importantissimo bloccare i soldi in quel momento, perché altrimenti potevano non esserci più. Li abbiamo bloccati, abbiamo dato alcuni principi e poi abbiamo detto si attuano le altre ordinanze. Se sarà opportuno, io non sono contro una legge tu pure. Io mi interessa cosa c'è nella legge. Ma come no? Ma perché questa cosa? È ovvio che l'abbiamo letta, mica siamo dei. Mica pensate che veramente uno non legge queste cose. La risposta se pure io devo intervenire però. È venuto Pino Paolo, che cazzo c'entrava? Forse prima io, no? Cazzo. Elisabetta Iani, signora Elisabetta Iani. Sì, faccio casino. Ma non ho mai detto, non ho mai detto che un atteggiamento dipende dalle prossime elezioni. Ho semplicemente detto che quando c'è una classe politica che ha di fronte a sé 5 anni, ha una minore, diciamo, situazione di disturbo connessa ai momenti elettorali che sono per di se stesso, per se stesso dei momenti di disturbo. Io non ci vengo più. Capisci? Quindi dicevo questo, cioè nel momento in cui ci dovesse essere una, diciamo, una tranquillità per 5 anni di situazione, può lavorare più, ovviamente meglio, meno ansia di quando invece c'è un momento elettorale. Solo questo intendevo. Questo vale anche per me. Intendevo solo il fatto che abbiamo la telecamera. La telecamera, scusa, Allora, Elisabetta Iani. Sei tu, sei con la telecamera. Allora, io di base devo ricevere una riguarda velocemente la tassa di soldi. Io credo una che la tassa di soldi sia insensabile perché non possiamo aspettare ogni giorno di sapere se avremo i finanziamenti. Quindi io la pregherei di tenere conto di questo che la vita insomma non può rischiare troppo, rischiare di solo si saprà che sicuramente andranno i soldi magari da un anno, non sono di grado. Questo diciamo velocemente. Invece un argomento che a me interessa ancora di più, e questo anche per l'amore che porto al centro, perché questo centro secondo me rischia di non riformarsi per una serie di motivi. Uno di questi è la sicurezza. Allora, io lo so che quello che si dice, che qualche volta non si dice, è che per esempio le vostre case in realtà avevano una sicurezza del 20%. Ora io vi dico una cosa però, la mia casa, per terremoto grande, ha detto benissimo, non bene, ma benissimo, io tra l'altro mi sono preparata la valigia, era previsto che facessi una vacanza, quindi ho girato le stanze, ho guardato le scale, bene, adesso io la farei vedere la mia casa, tra le volte a veglia che con le scosse successive si sono progressivamente cadute. La pioggia che è caduta sui muri portanti li ha bagnati per un anno e mezzo prima che facesse la copertura, questa casa non è sicura. Allora il mio problema è, ma questa sicurezza del 20%, no? Ma magari vi si facesse una sicurezza pari a quella di prima? Perché io c'è una cosa che qui sta nascendo in questa città, un altro partito, che è di un medico che ha perduto insomma i figli eccetera. C'è una cosa che io condivido al 100%, a noi interessa non che la casa regga al prossimo terremoto, ma la salvaguardia delle vite umane. Io le dico che per prima io non riporto, io non porto i miei nipoti in quel centro, in quella casa, se non sarò sicura di quella casa. Allora, se si parla di sicurezza, io mi sono presa a sentire
i vari incontri, professori di università, e che cosa scopro? Scopro che ci sono professori universitari, gli ingegneri, che mi dicono che queste case hanno ricevuto, come devo dire, una scossa molto forte che ha frantumato praticamente i muri interni. Quando mi si dice che la sicurezza è dal 60-80%, parlo con un amico strutturista di vecchia guardia che ha fatto le case del Trentino che sono rimaste sane durante il terremoto, parlo con i miei studenti bravissimi strutturisti e lo stesso mi dico la stessa cosa. Quella cosa che è stata stabilita non è vero che è dalla sicurezza. Allora io mi dico, ma dal momento che prima di questo terremoto si è stabilito che le case dovessero essere rifatte praticamente al massimo di sicurezza possibile, secondo le tecnologie esistenti, le conoscenze al momento esistenti, perché non possiamo stabilire anche noi questa cosa? Perché come io non porto i miei nipoti, altri non porteranno i figli, la città rischia di rimanere disabitata. Per questo faccio notizia. Ma voglio, scusate, no, una cosa la voglio dire. Scusa, molto velocemente, c'è l'ingegnere Capovone, il quale ha usato questa espressione, spostiamo gli uffici comunali, che ha usato l'espressione ne guadagnerà in sicurezza. Ebbene, le carte degli uffici comunali sono meno importanti della figlia dello stesso. Grazie. Allora, vi rilascio velocemente, noi avevamo concordato 10 domande prima di cominciare l'assemblea, siamo ben felici di lasciarvi spazio e di offrirvi questa occasione che in fondo abbiamo, come dire, lavorato tantissimo per costruirla, e ci tengo sempre a dirlo, gratis e amore dei, perché qui nessuno guadagna niente. E se siete così tanti oggi, forse sarebbe il caso di essere tanti anche nei prossimi incontri. Comunque, al di là di questo, voglio ribadire, appena il discorso della sicurezza è fondamentale, rovescio la domanda al Presidente della Regione e al Commissario anche per il terremoto: quando riporterete gli uffici regionali all'Aquila e le scuole soprattutto e nel centro dell'Aquila, e quando vi impegnerete a raggiungere il massimo della sicurezza possibile, che per noi è fondamentale? Sì, sarò velocissimo. No, per la tassa di scopo, se io potessi contare sul flusso di denaro per sempre in maniera tale da poter finanziare la ricostruzione della comunità, io sono contrario alla tassa di scopo, sono d'accordo, l'ho sempre detto. Quindi dico semplicemente per informazione che io ho 2 miliardi di euro disponibili, liquidi. Okay? Lo dico perché dovrebbero arrivare anche un ulteriore 1,5 miliardi di euro che erano previsti al CIPE per l'anno 2011, ma vorranno vedere se prima abbiamo speso i 2 miliardi di euro che è ancora disponibile. Poi io accetto ovviamente le critiche. Il centro sicurezza, io non sono un tecnico e quindi purtroppo sulla questione tecnica mi trovo un po' in difficoltà, dovrei rispondere io, potrebbe rispondere Gaetano se volete. Però vi dico una cosa. Io mi sono battuto insieme a Massimo Cialente e a chi era in quel momento, aveva ruoli insieme ai miei, perché all'Aquila lo Stato non si limitasse a riparare i danni, ma pretendesse dai cittadini e quindi pagasse lo Stato anche il rafforzamento sismico, l'adeguamento sismico. Sappiate che questa insomma è una cosa che comunque abbiamo ottenuto, perché non era affatto scontato. Dice, tu hai subito dei danni, che restituisco la casa come ce l'hai, se dopo tu sai che sei in una zona sismica te la metti a posto e aumenti il livello di sicurezza, se ti interessa. Noi invece abbiamo preteso che questa cosa fosse a carico dello Stato e ci siamo riusciti a ottenerla a carico dello Stato. Per quanto riguarda la sicurezza, è chiaro che mi dicono tutti i tecnici che la Reluis, che noi abbiamo ereditato questa normativa, lei si ricorderà, la normativa che aveva votato Reluis di un grado di sicurezza che superava le 60 risoluzioni tecnici, 60-80%, adesso non mi ricordo, insomma fosse un grado di sicurezza straordinariamente elevato. Ma comunque quello che è importante come azione politica, che vi prego di apprezzare, è il lavoro che è stato fatto da me e dal sindaco in quel momento
per cercare di mettere a carico dello Stato un miglioramento della sicurezza sismica che avrebbe pagato lo Stato e non il cittadino, che si ritrova quindi una casa più sicura quando prima non l'aveva, pagata dai contribuenti o almeno in parte. Sì, ma quando... chiedo scusa, questa è un'altra domanda, dopo ne parleremo. Per quanto riguarda le scuole del centro e gli uffici, allora io vi dico una cosa, non so quante volte lo devo dire, adesso c'è l'architetto Iacovone, che io tra l'altro invito veramente, io so che lui è stato incaricato da Sciarente sin dal 30 novembre del 2010 di occuparsi del piano di ricostruzione. Prima si fa questo piano di ricostruzione, meglio sarà per il centro storico, perché c'è questa impostazione. Io devo dare solo l'intesa, potrei dare l'intesa il più presto possibile su questa cosa. Però vi dico una cosa, per quanto riguarda i beni pubblici e le scuole, abbiamo cercato di fare il massimo, come lo sapete. Io beni pubblici del centro storico sono stati tutti finanziati, non so se lo sapete, da ottobre, a seguito alla delibera del Consiglio Comunale, tutti i beni pubblici del centro storico dell'Aquila sono stati oggetto di un mio finanziamento. Ho nominato soggetti attuatori, vi faccio dire, soggetti attuatori, i proprietari, gli enti proprietari, cioè il comune per i beni di cui è proprietario, la provincia dell'Aquila per i beni di cui è proprietario. Per quanto riguarda il rifacimento del sistema idrico, acquedottistico e delle fognature del centro storico, la Gran Sasso Acque, quindi il proprietario delle opere pubbliche, quindi il governo, e adesso parlo del rappresentante di governo e non solo del Presidente della Regione, ha finanziato tutti i beni pubblici e insistenti nel centro storico che sono stati richiesti dal Comune con una delibera del Comune dell'Aquila. Soggetti attuatori devono fare che cosa? Il progetto, devono fare l'appalto e devono fare i lavori, cioè per esempio qualcuno che già ha fatto il progetto, avete portato avanti il progetto per il teatro comunale, per una serie di questioni. La fase della progettazione, signora, è un tempo inevitabile, non si possono aprire i cantieri se prima non hai fatto il progetto, e fare il progetto non è una cosa che si fa da questa mattina. Ma non ce l'accetta del progetto. Ma dopo ne parliamo di queste cose. Quindi voglio dire, rispondo alla domanda della signora, tutti i beni pubblici di proprietà pubblica sono stati finanziati. Ovviamente qua io sto parlando di quelli che ci ha indicato il Comune dell'Aquila, per quanto riguarda il Comune dell'Aquila. Per quanto riguarda invece le scuole, come lei saprà, se si dovranno fare anche i lavori, sono stati oggetto del finanziamento che ci sono sulla base della ricostruzione, dei processi di ricostruzione. Quindi, guardate, se noi andiamo a vedere le cose che sono state finanziate, e qui speriamo che insomma su questo non me lo possiate negare, sono lavori per centinaia di miliardi di vecchie lire già finanziati, su cui molti stanno lavorando, progettisti stanno lavorando con gli enti, poi pareri da acquisire, tutto un lavoro pesante, parlavo con degli ingegneri, è un lavoro pesante ed è un fatto inevitabile. Oggi è la fase della progettazione, domani sarà la fase dei cantieri, ma la progettazione è assolutamente necessaria, così come la messa in sicurezza è assolutamente necessaria, se no non si può fare né la progettazione né si può entrare nei lavori, nei cantieri per lavorare. Quindi quello che vi voglio dire, non pensiate che in questo momento tutti gli attori della ricostruzione stiano dormienti. Io ho finanziato, i progettisti stanno facendo i progetti, presto si faranno gli appalti. Questo è per quanto riguarda la parte pubblica. Io non posso fare i progetti, non sono in grado di farli, non posso fare ovviamente l'appalto perché non sono il soggetto attuatore, i soggetti attuatori sono comunque province e proprietà delle opere pubbliche. Il compito mio sarà trovare i soldi, finanziare le opere, stimolare e controllare e mettere le regole affinché i soggetti attuatori facciano quello che devono fare. Ma non pensiate che il governo che deve costruire o ricostruire. Io non vado a fare le fognature ci sarà con Sasso Acque a farlo. Ecco, questo è il momento che dovete, state soffrendo, ma vi assicuro che tanta gente sta lavorando, non io, tanta gente qui che io vedo sta lavorando perché la ricostruzione ci sia e possa partire in maniera visibile.
Grazie Presidente, credo che abbia introdotto argomenti importantissimi. Pregherei nell'ordine l'architetto Conti, l'ingegnere De Santis e l'architetto Iacovoni di, ovviamente nei tempi dovuti, di interloquire su questo importantissimo argomento con il Presidente della Regione e anche con l'architetto Conti. Buonasera, grazie a tutti. Commissario, buonasera. Commissario Chiodi, buonasera. Allora, io ho segnale sull'agenda mia due date importanti, una il 29 marzo e una il 3 agosto 2011. Ovviamente quello che dirò non è assolutamente polemica, ma è soltanto un contributo fattivo a tutto quello che ci stiamo dicendo. Il 29 marzo io fui colto da eccessivo euforia quando ci incontrammo e lei accettò che gli ordini professionali insieme alla struttura tecnica di missione mettessero appunto 17 punti di criticità sulla ricostruzione. Eccessiva euforia perché poi lei, Presidente, quando si alzò e se ne andò, ci lasciò nel tavolo, è successo il caos, cioè 17 punti non sono stati tutti disattesi, tant'è vero che alcuni decreti sono ancora irrisolti, quello sugli edifici di pregio, il decreto 57, quello sulle situazioni imprevedibili e impreviste. Ma ripeto, non è polemica, questo fa parte del dialogo. Esatto, lui aveva detto che il confronto, l'aggiustamento dei decreti è una cosa che si può fare, quindi mi auguro che nei prossimi giorni verranno risolti questi aspetti, altrimenti non possiamo nemmeno partire con la progettazione nei centri storici se non risolviamo la questione sugli edifici di pregio. No, sugli edifici di pregio, il decreto 45 poi è diventato 55. Benissimo, quindi il 29 marzo fu una data di euforia ma che poi portò una grossa delusione, un grosso dispiacere. Il 6 agosto ripartiamo da capo, oggi mi sento più euforico di quella data, Presidente. Sì, vabbè. Vabbè, andiamo alle cose, diciamo, salienti. Ringrazio per il documento che avete fatto il 28 luglio. Finalmente si battono i pugni sul tavolo e si impone a Reluis, a Cineas, tutti quelli della filiera di firmare le richieste di integrazione che fanno, che fino ad oggi sono state anonime, e qui rientro nel discorso della signora che condivido pienamente. I nostri progetti portati al 60% non sono sicuri, signore. Io ho lanciato l'allarme in questa assemblea diversi mesi fa, fui chiamato, definito un facinoroso e così via. Se una legge nazionale che è stata partorita dopo 4 anni dice che gli edifici devono essere adeguati al 100%, L'Aquila, che è la città più sismica in Italia, non si capisce perché deve essere al 60%. Reluis firmasse queste affermazioni, caro Presidente. Reluis non firma niente. Perché non fanno una relazione scientifica su questo? Perché non firmano le richieste di integrazione? Loro costringono i nostri professionisti a ridurre la sicurezza sismica dell'edificio per ricondurla al 60% su richieste anonime fino al 28 luglio. Grazie per questa cosa che è stata importantissima da condividere. Quindi, confronto continuo, Presidente, io che scrivo sempre, voglio parlare con lei, perché le strutture intermedie, se sono strutture che si interessano soltanto di dispettucci, non servono. Lei è una persona seria. Noi architetti la rispettiamo, crediamo in lei, per cui confronto diretto, grazie e basta, ho finito. Grazie architetto Conti, ingegnere De Santis. Signora, buonasera, saluto il Presidente. Credo che questa oggi sia una giornata nuova per la città, in quanto effettivamente questo incontro e rinnovato impegno per iniziare a parlare di ricostruzione è una data storica, in cui si mettono da parte tutti quanti antagonismi politici e si inizia a parlare di ricostruzione. Questo è un antefatto che oggi bisogna iniziare a mettere come punto saliente. Quello che io ho a questo punto oggi, ci sono molti problemi e forse in qualche minuto non si riesce a sintetizzare,
dalla sicurezza ai piani di costruzione. Io credo, l'ho espresso in tante volte, i piani di costruzione bisogna dividere quello piano di costruzione edilizio da quello socio-economico. È la differenza sostanziale che ci sta in questo territorio. Allora, il piano di costruzione socio-economico inizia a aspettare sindaci, vedere dove devono spendere i soldi. Il piano di costruzione edilizio è quello che tutti quelli che stanno qui dentro si aspettano, oltre a quello economico per le attività. Io quello che chiedo, caro Presidente, è solo questo. Noi abbiamo 2 miliardi, non basteranno 2 miliardi, però su 3 non basterà. Il primo fatto che bisogna dire ai cittadini, e dico, quando durerà questa ricostruzione, non saranno 2 anni, saranno perlomeno 20 anni, saranno. E questo è il discorso fondamentale. 2. Aspetti, sì, dureranno 20 anni, ma il problema serio che bisogna iniziare a fare ora. Se ogni anno abbiamo 1 miliardo o 2 miliardi, bisogna iniziare a dire quanti spetteranno all'Aquila e le frazioni dell'Aquila che sono state quelle maggiormente danneggiate e a quelle che hanno sì danni ma non danni eclatanti. Quindi bisogna iniziare a fare un discernimento fra chi ha i danni elevati e chi non ha i danni elevati. Forse a questo punto il piano di costruzione bisogna un attimo un momento sintetizzarlo in questo. La sicurezza, chiudo un momento con la sicurezza, 60-80%, credo che gli edifici in muratura con le nuove norme arrivare al 100% sia abbastanza difficile, questo ve lo dico, però quello che bisogna evitare è che Renus o chi dà le disposizioni di merito non si metta a sindacare che quando si supera il 60% pur stando all'interno del limite di competenza economica debba decidere no, questo no. È questo che stiamo chiedendo da parecchio tempo. Grazie. Grazie a Paolo. Intanto che io prego. No, è solo per dire cronoprogramma, tempo e velocità. Noi abbiamo bisogno soprattutto di questo in questo momento. Buonasera, grazie. E dunque io il Comune dell'Aquila ha iniziato il piano di ricostruzione da oltre un anno, questo già l'abbiamo detto nell'assemblea trascorsa, ha iniziato con gli avvisi, con le domande che i cittadini hanno presentato, con l'istruttoria di queste domande. A valle di tutto questo lavoro sono state messe delle ordinanze del sindaco, ben 6 ordinanze del sindaco, che ha individuato all'interno di tutte le proposte presentate una strategia che riguarda una diversità tra i progetti che sono conformi al piano regolatore e che possono andare direttamente in attuazione e quelli che invece necessitano o per forza di una attività di pianificazione che ovviamente avranno un tempo diverso da quello dell'intervento diretto. Su questa ipotesi l'amministrazione e l'assessore Di Stefano e il sindaco hanno presentato al tavolo istituzionale una proposta già molto avanzata. Il Consiglio Comunale l'assumerà, penso, nei prossimi mesi, settembre-ottobre, del piano generale. Però l'ipotesi che l'amministrazione sta portando avanti è quella di uno scorporo tra le attività che sono edilizie urbanistiche e quelle economico-finanziarie. Quindi diciamo gli interventi che devono essere realizzati sono quelli che hanno immediata conformità col piano regolatore. Questi devono essere portati avanti, non bisogna mettere su questi interventi problemi, bisogna risolvere i problemi che ci sono. Quali sono i problemi che ci sono? Il discorso delle seconde case, il discorso degli uffici, il discorso degli edifici di pregio. L'amministrazione comunale ha avanzato delle proposte, le ha consegnate al commissario Cicchetti che presiede il tavolo istituzionale e proponendo una sua ipotesi. Per gli edifici di pregio il comune ha detto sono quelli che riguardano tutti gli edifici in muratura. È una proposta, attendiamo la risposta da parte della struttura del commissario di governo o del tavolo istituzionale, cioè, e questo è un elemento che può far sbloccare le situazioni.
ma la cosa più importante è che queste attività che sono in conformità al piano regolatore partano immediatamente, perché prima si parte e prima si arriva. E poi la cosa importantissima, mettiamo a posto, ci facciamo distrarre dal discorso delle seconde case, dagli uffici, perché è importante che siano messe a posto le parti strutturali degli edifici, è quello che ridà valore immobiliare ai nostri beni, alle case, agli uffici stessi, eccetera. Questa attività è coperta già da una finanziazione, cioè è già presa una decisione in questo senso, e questa dobbiamo cercare di ottenerla nel più breve tempo possibile. Questa è l'impostazione che il Comune di Lacco. Sul discorso dei beni pubblici e delle periferie, perché guardate, attenzione, problema importante sono i centri storici chiusi, ma dobbiamo far ripartire l'insieme della città, anche le periferie, anche lì ci sono problemi sulla ripartenza degli edifici, eccetera. Quindi non dobbiamo vedere il piano, e questo l'amministrazione lo sta facendo attraverso delle proposte che riguardano l'intera città, quindi non, oltre alla soluzione nei centri storici, guardare anche l'insieme delle attività che sulla città vengono svolte. In ordine alle opere pubbliche, che le opere pubbliche finanziate, diciamo, è un primo evento quello che è stato fatto, ma non sono state finanziate tutte le opere pubbliche dell'amministrazione comunale, sono state... Sì, è una prima istanza. Io ringrazio il Presidente del Comune, che è sempre puntuale, però vorrei ricordare che noi abbiamo grosse difficoltà per i centri storici, non riusciamo ancora a capire come sono classificate le case F. Ci sono dei tecnici che hanno progettato, hanno comunque terminato tutta la parte degli aggregati, quindi le progettazioni, e non riusciamo a capire le case F come saranno classificate. Quindi primo punto importante questo, perché altrimenti non si può fare il progetto. Non vorrei che fosse una scuola. Secondo, io ritorno sulla parte dell'intervento e della sicurezza della città. Bisogna riaprire questa città, altrimenti la gente se ne va, dobbiamo riaprirla. Adesso il sindaco deve fare uno sforzo, deve farsi vedere ai suoi propri tecnici, i collegamenti sono stati fatti bene, hanno avuto la relazione tecnica, se sono stati fatti i puntellamenti e la manutenzione, come dice l'architetto ingegnere Marchetti l'altro giorno. Credo che questo sia importante, che si cominci a riaprire i centri della città. Io... Sì, scusate, a me sembra che il presidente degli ordini, l'architetto Iacomone, hanno posto dei problemi, diciamo, tanta carne a cuocere è importante. L'ultima domanda su questo stesso argomento la farei fare l'architetto Morante, se non ti dispiace. Credo che siano questi gli argomenti, e poi chiude le domande Maria Giulia con un attimo, e lasceremo poi al Presidente la possibilità di rispondere. Buonasera a tutti. Io volevo fare due domande cercando di essere celere e puntuale. Buonasera. E facendo una premessa alle tre domande, la premessa è quella del decreto Abruzzo, che è stata più volte richiamata sia dal commissario, e cioè appunto vado velocemente, quasi a memoria, assicurare la ripresa socio-economica, riqualificazione dei centri abitati, facilitare il rientro delle popolazioni. Quando si parla di facilitare il rientro delle popolazioni significa di inventarsi qualsiasi cosa che non sia fondamentale. Allora vado al sodo. Innanzitutto le linee strategiche dei piani di costruzione sarebbe bene, perché il decreto Abruzzo ha dimenticato una cosa, è stato molto preciso, puntuale, ma ha dimenticato di dire che insieme ai sindaci, ai presidenti della regione, ai presidenti delle province, forse andrebbero ascoltate le popolazioni, perché fare delle linee guida, e questo vi posso dire, commissario, vi posso dire che per quello che abbiamo visto presentare, già ad esempio il 15, no? Vi posso assicurare, perché sono un cittadino di quei territori, che le popolazioni non ne sanno nulla di questi processi. Allora qual è il discorso? Il discorso
andrà corretto il tiro, immagino. Siamo qui per farlo correggere, per chiedere una correzione. Allora, questa domanda la faccio a Chiodi, ma anche all'architetto Fontana, ma anche a Iacovone. L'articolo 5 bis del decreto Abruzzo, appunto, dice che i sindaci dovrebbero... Marco, intendete attivare i processi di partecipazione diversamente da quanto emerso dalla suddetta presentazione del 15 luglio? Poi, vado... Il territorio dell'area omogenea, il territorio... Poi, per quanto riguarda il punto, la domanda 2, il tema è facilitare i lavori nei centri storici. Questa domanda la farei l'architetto Fontana, non so se poi, essendo il legislatore, anche al commissario. Beh, i decreti del commissario delegato comunque fanno... Sì, decreti, mi riferisco ai decreti, perché il decreto 3, negli articoli 7 ed 8, parla della possibilità di attivare interventi diretti. La domanda 14 delle 17 domande che aveva richiamato prima l'architetto Conti parlava della possibilità di ampliare alle case E gli interventi diretti. Devo dire all'architetto Fontana, con tutta la stima, che la sua risposta in quel caso è stata un po' invasiva. Io, pur non condividendo tutto l'attività dell'architetto Conti, ho condiviso fino in fondo il fatto che si chiedesse un ampliamento alle case e in aggregati non danneggiati, tanto più che c'è un tanto più che c'è nell'articolo 8 una norma transitoria che lasciava intendere che anche lei potessero andare all'intervento diretto. Ecco perché chiedo a quello che è il legislatore dei decreti e a chi ne ispira di fatto la, se prendete l'impegno a facilitare, evitando la parte dei sindaci parsimoniosi, poco facilitanti, se non sospetti, lungaggini su questo punto. Voglio ricordare che in questo il Comune dell'Aquila è stato in qualche modo anticipatore, perché già il 2 marzo del 2011 ha fatto un decreto in questo senso, anche se di fatto non è partita là. La terza domanda, la politica chiudo, è per giungere al compimento delle aree a breve. Lo stesso Comune dell'Aquila, mi rivolgo verso l'architetto Iacovone e l'architetto, nel giugno 2010 ha avviato quello che secondo me è stato un altro modo di pianificare. Non essendoci un piano o un master plan, si è immaginato di fare delle aree a breve, che credo che fosse condiviso da una struttura tecnica di missione. Ora, io conosco la vicenda di una di queste aree. Abbiamo tenuto buoni i proprietari delle case, abbiamo lavorato sodo, anche se non c'era copertura, su quello che doveva essere il progetto di riqualificazione di queste aree. È passato un anno e due mesi, non riusciamo ad andare, le persone stanno scalpitando e vogliono andare via da questi condomini. Allora, la trovo una strategia che forse potrebbe anche essere alternativa ai piani di costruzione, purché insomma non vada oltre, altrimenti insomma l'esempio che bisognerebbe dare è andato a farsi. Grazie Marco. Presidente, prima di farle dare le risposte... Buonasera, io volevo fare una domanda veloce che riguarda appunto i piani. Presidente, sono alle sue spalle, piacere, mi dispiace. Ecco, io colgo l'occasione perché noi come tanti cittadini seguiamo particolarmente anche questi dibattiti, chi dice una cosa, chi dice un'altra, e riguardo i piani di ricostruzione. Io sento, leggo, che spesso lei dice, in poche parole mi esprimo facilmente, ma quando me lo date questo documento a che io possa apporre una firma? E ultimamente, dopo aver unito molti comuni, si è corretto e ha detto no, gli altri va bene, qualcuno sì, qualcuno no, mi rivolgo particolarmente alla municipalità dell'Aquila. Anche questa sera lei ha usato un'espressione perché io possa dare l'intesa. Allora, noi abbiamo seguito anche tutto ciò che sta facendo il Comune dell'Aquila per quanto riguarda i piani di ricostruzione, i piani stralci, l'ambito A, B, C, a breve, l'asse, la giunta dell'asse, e anche l'architetto Iacovoni che ci ha detto del piano di regolatore, quelli che possono seguire dentro il 70%. Quindi la mia domanda piccola oggi è questa:
se ci fosse un consorzio nell'ambito di una di queste zone più vicine, che comunque fanno parte dell'asse della zona veloce che è stata stralciata da questa più massacrata, diciamo così, può il tecnico presentare il progetto e soprattutto può questo progetto essere sottoposto per l'approvazione e soprattutto, qualora fosse così, si può accedere ai finanziamenti oppure noi rischiamo che in mancanza di questa firma di intento, come sia, io non so se mi esprimo bene, a distanza di un anno, perché tanto ci vorrà, un incarico che viene dato oggi, l'ingegnere ha 6 mesi per la progettazione e poi in virtù della filiera accelerata, anche grazie mi sembra all'intervento che ho sentito dell'architetto Fontana, avrà 4 mesi, quindi significa che comunque sarà passato un anno. Non è che tra un anno si dirà al cittadino e no, non c'è la mia firma. Ecco, questa è la mia domanda piccola su un argomento così importante. Voglio dire, Presidente, la domanda che Maria Giulia ha fatto è stata oggetto di riflessione per ben 2 assemblee da parte nostra e abbiamo raccolto le opinioni da. Scusate, ci rendiamo conto che è lunga e stancante la situazione. Adesso abbiamo messo insieme una serie di domande, diciamo, omogenee. Presidente, le lasciamo a lei, l'architetto Fontana, se ritiene di dover dare delle risposte e poi apriamo altri argomenti perché ne abbiamo tantissimi. Prego, Presidente. Io partirò dall'ultima perché è la domanda che io desidero tanto poter chiarire. Io mi posso pure sbagliare, ma spero, però vi porto dei documenti che lascerò affinché capiate che non è una mia opinione, perché se fosse una mia opinione su un argomento così tecnico ciascuno potrebbe dire il contrario di tutto. Allora, noi abbiamo fatto inserire, io e Massimo Cialente, nel decreto legge 77 abbiamo fatto inserire nel momento della conversione in legge che ai sindaci spettasse il compito di fare i piani di ricostruzione. Lo sapete perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo detto, non sia mai qua, lo fa tutto il governo. Ok? Allora abbiamo fatto inserire questa normativa. Scusi, piano di ricostruzione. Ma abbiamo detto che cos'è il piano di ricostruzione? Io non voglio adesso parlare in termini tecnici, non sono all'altezza di parlare in termini tecnici. Ciascuno c'ha, come il sindaco, c'ha l'architetto Jacobone, c'ha, io ho la struttura tecnica in missione. Il piano di ricostruzione è lo strumento che noi abbiamo voluto inserire lì, in maniera tale che i sindaci potessero mantenere il controllo delle scelte urbanistiche del centro storico, ma estendendolo anche alla riabilitazione, che è una cosa un po' un concetto più ampio, che ha a che vedere con l'economia, con il rilancio, che ha a che vedere con la difesa del territorio, che ha a che vedere con la mobilità, con le infrastrutture. Questa è la riabilitazione che noi pensavamo. E sapete a che cosa ci abbiamo agganciato qui? I soldi. Allora, questo è il verbale che io porto, che conoscono, del 7 giugno del 2011, dove abbiamo fatto venire, anche c'era, diciamo, noi dell'Aquila, c'era il Ministero, il Ministero dell'Economia, delle Finanze, del Bilancio, che sono adesso un Ministero unico, ma sono più figure. E questo è il verbale che abbiamo avuto che fosse scritto, e dice: in tale sede, con riguardo alla ricostruzione e sviluppo del centro storico, il Ministero dell'Economia ha rappresentato la possibilità di prevedere una serie di misure volte ad agevolare la ripresa delle attività produttive presenti nelle aree in questione e l'ampliamento dell'accesso al finanziamento bancario agevolato a carico dello Stato destinato alla riparazione e ricostruzione degli immobili che finora non ha avuto un tiraggio auspicato. La premessa, firmato dal Ministero dell'Economia e da tutti gli altri, per l'adozione delle misure e la predisposizione dei piani di ricostruzione di cui è l'articolo 14,5 bis, che abbiamo fatto mettere noi sul decreto legge. In tal proposito sono state concordate le seguenti linee interpretative attuative, e io non mi muovo da queste, perché altrimenti per me c'è la Corte dei Conti, c'è la Galera, c'è il TAR e tutto quanto il resto.
sono concordate le seguenti linee interpretative. Mi senta, perché lei può avere, chiunque di noi può avere un'opinione diversa, ma l'opinione diversa vale fino a che c'è qualcuno che ti dà ragione, e siccome quello che ti deve dare i soldi ti dà i soldi a certe condizioni, noi facciamo quello che ci dice quello che deve darci i soldi. Allora che cosa dice il Ministero? Primo, sono state concordate significa che c'era pure il Comune dell'Aquila, c'ero pure io, quindi abbiamo concordato questo. La norma non esclude la possibilità per i sindaci di procedere alla ricostruzione per piani stralcio costituiti da singole aree o porzioni di aree anche in conformità al vigente PRG. B. I piani stralcio, qualunque piano stralcio, devono essere proceduti da un documento pianificatorio unitario. Qui ci sono gli architetti, ci sono i pianificatori, sanno che è meglio avere una visione generale su cui calare poi gli aspetti, anche sommari in generale, su cui poter calare gli aspetti puntuali. Pure un politico, un dottore commercialista arriva a capire questo. Che illustri l'assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione sia accompagnato da una stima di massima delle cose, eccetera, eccetera. Su tali piani stralcio va acquisita ai sensi della norma, non ai sensi del parere di questo commissario che secondo qualcuno vorrebbe ritardare la ricostruzione, invece il suo successo dipende dalla velocità della ricostruzione. Su tali piani stralcio va acquisita, ai sensi della norma che abbiamo voluto noi, vi ricordo, l'intesa del commissario delegato, tenuto conto che l'adozione deve avvenire in coerenza con le risorse finanziarie disponibili alle costruzioni dei programmi. Attenzione adesso, una volta definito il fabbisogno, potranno essere esaminate le seguenti misure che noi stiamo chiedendo, noi, il Comune dell'Aquila, tutti coloro che vogliono bene a questa città, alla Regione Abruzzo e alla sua ricostruzione. Possiamo esaminare, dice il Ministro dell'Economia, dopo che avete fatto questo, che avete avuto voi che stava nella legge, l'ampliamento dei contributi pubblici per le seconde case e gli immobili ad uso produttivo, anche attraverso il ricorso al finanziamento bancario agevolato a carico dello Stato, previa modifica della normativa primaria sul punto, quindi sono disponibili a modificare la normativa primaria, possibilità di prevedere mutui a tasso agevolato per le eventuali spese residuali non integralmente coperte dall'intervento pubblico, purché seconde case di immobili ad uso non abitativo siano resi disponibili per le reali esigenze abitative e produttive, se le affittate, faccio un esempio. Possibilità da parte del Comune, anche su base volontaria dei proprietari, di rilevare le abitazioni per le quali gli stessi proprietari abbiano manifestato il disinteresse al completo recupero al fine di destinarle ad altri scopi. Regolamentazione al fine di una maggiore speditezza ed efficienza delle attività ricostruttive, della disciplina dell'affidamento e dei tempi di svolgimento degli incarichi di progettazione. Incentivi in linea con i principi comunitari per le attività produttive danneggiate, attività commerciali, artigiane e professionali. Che cosa dice questo verbale che adesso vi consegno, che è pubblico ovviamente perché io ve lo consegno? Dice, avete voluto i piani di ricostruzione, avete voluto voi, per mantenere sotto controllo la ricostruzione e farla rimanere all'interno dei diritti locali. Bene, fateli, se li fate, ovviamente, a questo potremmo agganciare dei maggiori aiuti e sostegni, perché sapremo a che punto va a finire la ricostruzione, sapremo quello che può costare, lo Stato potrà saperlo, ma se voi non ci fate vedere che cosa farete, che cosa dovete fare, ecco, questo è importante, perciò io non mi sono innamorato di ricostruzione, anzi io non vorrei manco dare l'intesa, capite? A me mi pesa dare l'intesa, a me mi pesa dover occuparmi delle questioni che possono essere tra l'altro fioriere di situazioni particolari, perché gli interessi in gioco sono tantissimi e grandissimi. E detto questo, io sono disposto a dare l'intesa immediatamente, se però devo fare questo, non riesco ad andare fuori da questo. E allora cominciamo a capire che poi c'è la possibilità di avere più soldi. Poi, quanto durerà la ricostruzione, qualcuno ha detto? Vogliamo parlare veramente? Chi
Io ho sentito degli anni sotto, anche quando c'era la protezione civile, ho sentito dire degli ex 5 anni, 5 anni, 5 anni, ma che 5 anni, ma che 5 anni, ma voglio essere leale con voi, anche perché io non è che sarò per tutta la vita, io sarò, voglio essere leale, qui la ricostruzione, pure la 10 e 15 anni. Silenzio! Calma ragazzi, calma, calma, se sapete ubrare, se sapete ubrare, cronoprogramma, qualcuno ha chiesto il cronoprogramma, giusto, cronoprogramma, sappiate, cittadini, scusa per cortesia un attimo, guardi che per me è una cosa seria questa, non è... Cronoprogramma, io ho chiesto, quando ho finanziato... Scusate, Presidente, le chiedo scusa, scusate un attimo, io credo che sia importante confrontarsi con assoluta serenità e tranquillità, se c'è dissenso, ho ancora una ventina di persone iscritte, ma ci mancherebbe, però parliamo uno alla volta e soprattutto rispettiamo le persone che parlano. Allora, vi faccio casi concreti perché sennò non devo parlare tutto in questo. Cronoprogramma, io devo, con qualità di commissario, cercare di monitorare la situazione di quello che stanno facendo i soggetti attuatori. Vi dico che cosa ho fatto con il decreto che ha finanziato i beni pubblici che mi ha segnalato il Comune dell'Aquila con una delibera del Consiglio Comunale. Faccio un esempio, mura urbiche, 800.000 euro, soggetto attuatore, il direttore regionale dei beni culturali. Ho preteso un cronoprogramma, nel mio decreto c'è scritto che mi devono dare un cronoprogramma di soggetti attuatori e questo cronoprogramma me l'hanno dato dopo delle insistenze. Vi faccio degli esempi, Cinema Massimo, totale c'è scritto 6 mesi per il progetto, 2 mesi per la gara d'appalto, 12 mesi per l'intervento e collaudo, totale 20 mesi. Ex Palazzo Vittorio, faccio un esempio, 44 mesi. Ex Monastero di Santa Caterina, 40 mesi, ex Teatro San Filippo, 24 mesi, ex Convento Santa Teresa, 44 mesi. Questi qua sono il cronoprogramma che mi è stato fornito dai soggetti attuatori, e i soggetti attuatori sono il Comune dell'Aquila, il Proprietario delle Opere Pubbliche, il Vice Commissario dei Beni Culturali Marchetti e tanti altri. Io il cronoprogramma l'ho preteso, ma sappiate una cosa, che questi tempi sono tempi che, per quanto lunghi, e a me ovviamente avrei voluto che tutto fosse fatto in brevissimo tempo, per poter dire abbiamo fatto a tutto il mondo, a poter dire abbiamo fatto delle cose straordinarie, ma questi tempi mi hanno detto guarda Chiodi, non sono comprimibili, più di quelli, la realtà esiste, esiste la realtà, mi hanno detto per fare un progetto per l'ex Palazzo Vittorio ci vogliono 10 mesi, io che ne so se ci vogliono 10 mesi. Allora, ho detto che il primo programma è per i pubblici. Poi per i piani di ricostruzione, io ho ricevuto alcuni piani di ricostruzione di alcuni comuni. Ho ricevuto il piano di ricostruzione di Barete, vi sto dicendo, di Brittoli, di Bussi, di Civitanella Casanova, di Cugnoli, di Montedella di Sertori. Scusate un attimo, scusate un attimo, il Presidente sta leggendo un elenco di piani che gli sono arrivati. Perché ve la prendete con me? Che deve dire che non sono arrivati? Perché ve la prendete con me? Ho ricevuto il piano di Popoli, di San Pio, di Colarnello, di Parisciano, Sant'Emetto, ovviamente per alcune fazioni, già li stralcio, no? Io su questi sto lavorando, quando arriverà quello del Comune dell'Aquila, o di Onna, o di Tempera, che ancora mi arriva, io sarò più felice di tutti, lo volete capire, sì o no? Io sono felice se arriva. Processi di partecipazione, sì, processi di partecipazione, sì. Ma i processi di partecipazione qui, quando sono i piani di costruzione, dovrebbero già essere avvenuti. Fonticchio, il processo, andate a vedere Fonticchio, il comune di Fonticchio, Fonteppio, quello che sta facendo il sindaco
Ciancone come sta facendo il processo di partecipazione. Bene, ma quando lo fa il sindaco, mica lo fa il commissario, ma quando arriveranno i piani di ricostruzione dovranno essere già stati partecipati, o no? Comunque io sono a vostra disposizione sempre, anche per i piani di ricostruzione, per la partecipazione, quindi sono d'accordo alla partecipazione in condizioni di questo genere. Grazie. Allora, improduttivo, qua ci stanno, chiunque vuol parlare parla quando vuole. L'assessore Di Stefano per un chiarimento mi ha chiesto. Buonasera Presidente, detto tutti quelli che sono qui, buonasera a voi tutti. Io vorrei precisare una cosa dall'elenco che veniva detto sui piani di ricostruzione, che lì sono tutti dentro casa in quei comuni, non è che sono... C'è una oggettiva differenza nelle cose. La seconda, la diceva il Presidente prima, se il piano di ricostruzione è quello strumento complesso che il legislatore della norma della 77 aveva inteso in modo più snello e poi invece è stato articolato in modo diverso con il decreto 3, se il piano di ricostruzione è quello strumento complesso, mi è sembrato di capire anche degli interventi dei tecnici che ci sono stati, che si può ben separare la parte edilizia delle abitazioni dalla parte economico, sociale, eccetera, eccetera. Che quella può essere, può andare avanti, tanto più può andare avanti quando tutte le ordinanze che sono uscite si interessano del finanziamento di questi centri. Tanto più può andare avanti quando gli interventi proposti come accade per la città dell'Aquila sono conformi al piano regolatore generale, non difformi. Credo che quello che ha fatto il Comune dell'Aquila, quello di tentare di anticipare alcuni processi, abbia la sua oggettiva forza in quello che dice il legislatore della norma primaria, favorire il rientro delle popolazioni colpite nelle loro case. Punto primo. Secondo, alla altrettanta oggettiva forza, proprio quello che diceva poc'anzi il Presidente, nell'anticipare le progettazioni degli aggregati strutturali dei centri storici, che per loro natura sono esse complesse e che richiedono tempo. Se noi aspettiamo di elaborare quel piano così complesso, noi parleremo di progettazioni tra 4 anni, ma tra 4 anni questa città sarà finita, non ci sarà più nessuno. Ecco perché noi insistiamo su questa missione, che tra l'altro non è sentita nemmeno in quella nota che ha letto il Presidente, perché ha omesso di leggere tutto questo può essere fatto così. Diamo un suggerimento. Quello che ci veniva chiesto era il fabbisogno economico. Noi abbiamo portato al tavolo degli enti il fabbisogno economico. Il fabbisogno economico con alcune modifiche che vorremmo capire se sono state recepite o se non sono recepite. Perché mettere i tecnici nelle condizioni di progettare bisogna dirgli quanto hanno a disposizione, non quanto avranno a disposizione. Perché avere a disposizione 1.200 euro o giù di lì è un conto, si fa un progetto. Avere a disposizione 2.400 euro si fa un altro progetto, avere a disposizione 3.000 euro si fa un altro progetto. Che se snelliamo ancora di più e togliamo le rigidità tra i 600 euro per la sicurezza e il miglioramento sismico e il restante di 1.200 per riparazione del danno, probabilmente metteremo i tecnici di concentrarsi più sulla sicurezza, probabilmente meno sul danno, ma comunque li metteremo in condizioni di fare il loro lavoro. Quindi non è tanto di accapigliarsi oggi sulle risorse che
perché mi viene da dire, se devo attraversare il nord del Pacifico a camminare a piedi per Sahara, poi ne avrò, questo significa non l'avrò mai, non è tanto a capigliarsi su questo quanto individuare forme snelle, proceduralmente snelle, che ci mettono in condizione di far partire alcuni processi, che poi incontreranno quello che dice la norma primaria, il piano di costruzione, che io vi ribadisco, io Tonino può testimoniare, io gli ho chiesto l'incontro, avevamo preso impegno di venire qui, ho detto appena che siete pronti noi veniamo e illustriamo. Sì, ma io gliel'ho detto, ha detto no, io gliel'ho detto, siamo pronti, poi c'è stato un servizio di impegni, quindi noi abbiamo detto siamo pronti a venire, che lo parteciperemo qui. Lo partecipano qui nel suo recupero, nel suo essere città, in quelle che sono, come dire, le analisi del comune dell'Aquila, fatto come è pronto a portarla avanti, e credo che di tutto quello che si è detto, come si è lavorato qui, in termini di anticipazione, in termini di mettere i cittadini in condizione di agire, di abbreviare e trovare tutte le strade, le scorciatoie utili per mettere in condizione di interessarsi della propria proprietà, io credo che saranno, come dire, ben condivise. Punto il dito sulle risorse. Presidente, io le faccio una richiesta. Le attività economiche. Noi dobbiamo individuare subito le risorse per le attività produttive nei centri storici. È un fatto vitale. Io le chiedo, ci sono attività le cui immobili, le cui proprietà sono di banche, fondazioni, imprese, che possono andare con i fondi propri. Bisogna solo dargli, come dire, un'occasione, quelli che comunque se uscirà la norma non saranno fuori dal finanziamento, però possono anticipare. Scriviamo una norma che almeno mette in condizione questi di lavorare e vedrà che un altro pezzo di città con fondi diversi da quelli pubblici partirà, poi arriverà il pubblico e rimborserà, ma intanto la città sarà ripartita. Almeno diamo qualche certezza. Perché se abbiamo qualche certezza, come ha iniziato a riempire il Barnurso e qualcun altro, saranno molti di più e piano piano la città riprenderà la sua vita e anche questa collettività la ringrazierà con più cuore. Grazie, no, Presidente. Grazie, signor Vicena. Io faccio, da moderatore faccio, divento parte, cioè parte cittadina. È evidente, c'è una in atto una difformità di vedute, una divergenza di opinioni. Il Presidente diceva prima c'è la legge che dice questo, ci ha letto precise normative, eccetera, eccetera. L'assessore Di Stefano ha fatto delle affermazioni. Io anziché la risposta al Presidente mi sentirei di chiedergli questo, di aprire un confronto chiarificatore che giunga a conclusioni univoche nell'interesse della città con il Comune dell'Aquila. Io adesso gliela do la parola, però chiedo al Presidente della Regione, il Presidente della Regione, in questo caso non al Commissario, di incontrarsi, di ragionare, vedere le cose su cui si diverge tra il Comune e la Regione e trovare un'intesa nell'interesse dei cittadini e della città dell'Aquila. Questo sì. E vado da commissario per la ricostruzione, invito l'architetto Iacobone, che è stato, sto parlando da commissario del governo, invito l'architetto Iacobone, e l'invito che arriva dal commissario, che è stato incaricato il 30 novembre del 2010 per i piani di ricostruzione, 30 novembre del 2010, il sindaco dell'Aquila in carica, ma lo dico per niente, mi fa piacere, anzi siamo stati contentissimi quando ho saputo di questa cosa, in carica l'architetto Iacobone per seguire queste questioni, delle premesse, così lo lascio, così volo tutte le premesse, di prendere contatto con la struttura tecnica di missione, con l'architetto Fontana, proprio per le finalità che ci sono state dette un attimo fa da dottor. Ok? Lo dico in qualità di commissario per la ricostruzione. Secondo, dico al Comune dell'Aquila che quando si fanno i verbali e si dice che è stato concordata una cosa, se in quell'occasione si dice sì,
dopo e sì anche quando si esce da quel locale. Perché se no io non ci capisco più niente. Non ce ne frega niente di questa storia. Quando sono uscito, quando sono uscito da quella riunione, lei mi ha detto: ti sei comportato da Milano questa volta, giusto? Appunto perché ho sostenuto la questione dei piani straccio, dei piani di ricostruzione, piani di costruzione statale. E io ho risposto, io mi comporto, non è un problema comportarsi a Milano, è comportarsi a persona di buonsenso. Abbiamo risolto questo problema, siamo contenti tutti. Questo è il dato. Però fa niente. No. Va bene, ok, non ci sta, quindi non vale. Rifaremo questa riunione nuova, ok? Comunque resta il fatto che invito l'architetto Iacobone, in qualità di commissario del governo, a prendere contatti per chiarire gli aspetti. No, aspetta. Senti, Giovanni, non so più chiaro. Però la verità io non è un Mi scusi, Presidente, la interrompo per un attimo solo per chiarire. Abbiamo chiesto il confronto a Chiodi perché in premessa. Magari Presidente, in premessa la signora Anna a nome dell'Assemblea ha detto esattamente queste parole: basta col fatto che le istituzioni nostre, di fronte alle quali e chiunque le abiti, i cittadini dell'Aquila si inchinano e si tolgono tanto di cappello, le nostre istituzioni non si devono parlare per comunicati stampa o insultare peggio, o dire no, tu dici pregnaggio e tu dici fesserie. Noi vogliamo che dialoghino, che trovino intese e poi tra loro i cittadini si trovi la strada per ricostruire l'Aquila, cavolo, e sapere che l'altro momento io sono ancora la mattina. Allora, dico non voglio togliere la parola, ma non accentuiamo le polemiche, troviamo la maniera di incontrarvi. E se volete noi vi veniamo a portare i panini, il caffè, come cittadini, basta che uscite con posizioni per l'Aquila. Ha ragione Totò. Allora, ha ragione Totò. Comunque, stiamo lavorando in questo senso, mi sembra. No. Allora facciamo così, in questa sera. Che porta, al riguardo, vabbè, fa niente, su, adesso andiamo avanti solo di domani. Però tenete conto che sono arrivate anche, prima forse mi sono sbagliato, vi ho detto sono arrivati dei piani di ricostruzione, sono arrivati anche per conoscenza i piani di ricostruzione di Pagani che Tempera, che erano in una situazione, cioè, insomma, abbastanza pesante. Sì, certo, ci è arrivata anche Pagani, sì. Ma quegli altri paesi non li deve tenere considerazione. No, ma non li deve tenere. Allora perciò parlo presto. No, non dobbiamo questo. Grazie Presidente. Fermiamo un attimo il discorso su questo aspetto che è evidentemente di grandissimo interesse perché è la pelle nostra poi, è il futuro della nostra città. Proseguiamo, se voi siete d'accordo, Presidente, avanti, cambiamo il camino. Scusate, smaltiamo un po' di adrenalina? Scusate, possiamo andare avanti? Capisco la stanchezza, ma andiamo avanti. Prego, Anna Lucia Bonanni. Allora, io ho poche domande da fare al commissario Gianni, anzi ne ho una sola, ma la faccio alla fine. Siccome per due anni noi abbiamo chiesto occasioni di confronto vero con questa la struttura commissariale, con Chiodi, io penso che adesso sia venuto il momento di fare un elenco di fatti che cercherò di fare brevemente.
Innanzitutto, fin dall'inizio del terremoto abbiamo osservato un totale appiattimento sulle posizioni del governo, che odia con l'audito, condannato il decreto 39 del 2009, e i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi di quel decreto. Ha difeso l'opera di Bergoglio anche di fronte all'evidenza degli scandali giudiziari, e probabilmente tutti voi sapete che ieri la Camera ha votato con il PDL in testa, ha negato l'autorizzazione a usare le intercettazioni di Verdini, così adesso Verdini e le sue clique potranno dire la vita è la notte del popolo. Di molti schieramenti politici, non solo ovviamente di sinistra, hanno firmato la legge di iniziativa popolare elaborata da noi qui dentro il mese di novembre, e tutte le forze politiche, la maggior parte delle forze politiche oggi ritengono necessaria e utilissima una legge organica per la ricostruzione dell'Aquila, che oggi l'ha sempre rifiutata. La situazione di stallo invitiamo di commentare, lasciamo parlare, no, come abbiamo fatto tutti, la parola di Paolo è veramente accettata, non pretendo che tutti siano d'accordo. Anna Lucia, scusa un attimo solo, allora l'assemblea significa qualcosa di particolare per noi, significa che ciascuno qui ha diritto di esprimere le proprie opinioni e permettiamo a tutti di farlo. Chi non sa queste regole può andare tranquillamente fuori, come si dice una volta in piazza. Allora, la legge di iniziativa popolare viene fondamentalmente due cose: una normativa certa e dei fondi certi. Le ordinanze di protezione civile, le OPCN, scusate, sono le vostre giuridiche, lo dovreste sapere, perché non sono sottoposte al controllo né del Parlamento né della Corte dei Conti. Seconda cosa, i soldi. I ritardi nella ricostruzione sono dovuti al fatto che semplicemente i soldi non ci sono. 2 miliardi di euro che sono stati annunciati come stanziati non bastano nemmeno per riparare le case. Va bene? Di fronte a questo però il nostro governo vuole fare delle grandi opere con Natale che costano molto più di 20 miliardi e che basterebbero a ricostruire l'aria. Quello che noi contestiamo è il sistema del commissariamento, una governance che a nostro avviso ha creato confusione di ruoli, confusione normativa, e che ci ha regalato con l'appoggio e il sostegno del presidente Chiodi il vicepresidente Antonio Cicchetti, che adesso ci dicono presiede i tavoli istituzionali. Chi è? È un privato cittadino che presiede i tavoli con le nostre istituzioni rappresentative. Se non ci rendiamo conto del vulnus democratico che si è prodotto in questa situazione, non sappiamo che cos'è la democrazia. Cicchetti è un privato cittadino, un manager privato, che ha interessi nel territorio perché ha proprietà nel territorio e che vanta come unica credenziale una condanna della Corte dei Conti per colpa di vigilanza. Benissimo. Ha mandato, e finisco subito, ha mandato il sostegno economico al territorio. Ci siamo già dimenticati che cosa abbiamo fatto il 7 luglio dell'anno scorso quando siamo andati a chiedere a Roma la sospensione delle tasse, l'occupazione, il sostegno all'economia. Nulla di quello è avvenuto. E se è arrivata la sospensione delle tasse, una dilazione anzi della restituzione, non la sospensione delle tasse, è arrivata dopo un anno di mobilitazioni sfiancanti della cittadinanza per lavorare in questo tendone. Sulla zona franca, sulla zona franca non si è impegnato a sufficienza, e diciamo anche una cosa sulla zona franca, rischia di essere una nuova colonizzazione delle imprese del nord che vengono da fuori. Io ho letto che si parla già di una nuova cementificazione di 100 ettari nella zona industriale di Sassa, come se il territorio Milano non fosse già stato sfregiato. Ci siamo dimenticati della questione Macerie, è totalmente risolta. Alcune delle persone che stanno qua dentro sono state denunciate perché sono andate con le carrioli a rimuovere le macerie dal centro storico. Noi chi dobbiamo denunciare per avere un centro storico ancora chiuso, militarizzato e con le macerie quasi tutte le loro porte? Noi chi dobbiamo denunciare? Sono stati diventati fuori per cratere tutta una serie di risorse, a cominciare da quelle dell'assicurazione dell'ospedale. Noi siamo la svendita di quelle macchie.
parlando. Sono stati stanziati 320 milioni per la messa in sicurezza delle scuole, l'hanno messo la via di due, perché tanto ci abbiamo un perché non va bene, d'accordo? Momento che sto finendo. 100 milioni stanziati nella trasformazione della metropolitana di superficie, l'Aquila Terni, con un sistema di trasporto veloce, ebbene sono stati dirottati su altre zone, lasciando arrivare da solo 25 milioni. E vengo al punto più dolente. Ogni richiesta di partecipazione dei cittadini è stata negata. Ci siamo trovati davanti a celebre a cominciare dalla prima fiaccolata del luglio del 2009, ci siamo trovati a celebre che ci ha blindato il Consiglio regionale mentre andava ad arrestare un assessore regionale. E questo abbiamo presentato un regolamento della partecipazione, sia la struttura tecnica di missione, sia come che non sono mai stati presi in considerazione. La partecipazione la si doveva collegare a partire da qui anni fa e non riempirsene lo bocca adesso. E così concludo con quello che alcuni di voi pensano, nessuno pretende che tutti siano d'accordo. A nostro avviso Chiodi ha fallito, mi dispiace per lui, sia come commissario sia come presidente della regione. La pulso alla regione interina di economia, di occupazione, una regione in cui un diritto come quello alla sanità non viene garantito, una regione minacciata da opere dannose inutili, inquietano molto le frazioni di pericolo e notizia di ieri, uno skyrock su un gran sasso, benissimo. Questa regione rischia il collasso su molti problemi, quindi compreso il problema dei rifiuti, e sull'inceneritore è stato arrestato l'assessore, una giunta che ha avuto ben due arresti di due assessori per reati molto gravi. Ecco, arrivo alla domanda, per tutti questi motivi, a nostro avviso, l'unica cosa che abbiamo da chiedere al Presidente Chiodi sono le dimissioni del commissario e del Presidente della Regione. Grazie, grazie. Spero che il Presidente non lasci la discussione per andare di corsa a fare le sue dimissioni. Alla parola Ezio Piano, prego. Buonasera, vedo che c'è molta partecipazione a una sollecitazione alla protesta. Io vorrei che ci fosse altrettanta partecipazione alla costruzione. Cerchiamo un attimo di vedere, perché è vero, i problemi ce ne sono tanti, ce ne sono stati tantissimi, però esaminiamo oggi, vediamo come risolvere quelli che ci stanno. Una delle cose che ci veniva dall'ultima storia, che forse io non me ne voglia, voglio uno bloccare, la tra Presidente e Comune, perché in effetti noi abbiamo, come precedente storico all'Aquila, una cosa, cioè nel 1703 quando è stato, chi stava lì? Chi stava in quella data per fare la ricostruzione dell'Aquila, si chiusero le porte per evitare che i cittadini andassero via. In questa situazione, e si risolve in qualche modo, si risolve, in questa situazione io penso che siccome a discutere un po' troppo sono le istituzioni, allora dico che troviamo un posto, facciamo come con il conclave, mettetevi lì e trovate le soluzioni. Lo vedete? Quindi evidentemente è più difficile di quello che pensate. No, noi prenderemo atto, perché una cosa importante, io seguo un po' quelle cose che si dicono in regione, l'Aquila, è stato detto da qualche parte, ha bisogno di infrastrutture primarie, ma la prima infrastruttura primaria sono strade, ponti, eccetera, ma la prima infrastruttura primaria, e io concordo, di cui l'Aquila ha bisogno, è l'apertura mentale. Se ce lo vogliamo mettere in mente, ed è questo, io sono d'accordo, perché noi abbiamo una delle cose indicate dal Presidente Chiodi all'inizio, quando ha parlato di classe dirigente lenta, di classe dirigente ostativa, mi costa, io ho fatto un certo lavoro, c'è, all'Aquila abbiamo una classe dirigente che frena qualsiasi processo,
non lo frena solo a livello di comune, lo frena anche, presumo, a livello di regione. E la domanda, è semplice, non è questione, questo è qualcosa che può testimoniare qualsiasi persona, qualsiasi assessore, qualsiasi persona che abbia avuto a che fare con la burocrazia di Galla sa questa cosa qui. C'è un interesse del Pontecuccia difficile da superare. Noi abbiamo pensato come assemblea, allora con tante persone, di superarla con trasparenza e partecipazione. Cioè abbiamo fatto questo discorso, qui l'unica cosa è rendere trasparenti i processi in maniera che le persone si possano attivare, perché se conoscono le cose possono attivarsi. Ed è fondamentale. Per quanto riguarda la partecipazione, noi siamo io oggi soprattutto al Comune, era interessante per noi il primo referente e il Comune. Abbiamo chiesto anche un regolamento per la partecipazione, abbiamo aspettato anni, aspetteremo decenni. Non c'è nulla da fare, non si vuole superare questa cosa qui. Mentre per noi è importante, come è importante, caro Presidente, ecco la domanda, che noi ci sia consentito in qualche modo come cittadini di sviluppare i processi di partecipazione, di discussione come questi. Vedete che molte cose succedono perché in effetti la logistica di questo ambito è quella che è, non ci consente di parlare bene, non ci consente di trarre poi conclusioni dalle cose che diciamo. L'assemblea cittadina è qualcosa che serve per il confronto, ma poi non va oltre. Forse abbiamo bisogno di qualche sicurezza logistica in più. Per cui io non ho troppe domande da fare, se non rivolgo all'interno, alla cosiddetta classe dirigente e ai cittadini, di attivarsi e di puntare alla partecipazione. Casomai una domanda c'è, però da fare al Presidente Chiodi, ma la faccio al Presidente Chiodi. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un'occasione, stiamo nella verde, diciamo, stiamo male. Abbiamo però un'occasione come Abruzzo di puntare a risolvere il problema aquilano in maniera da fare bella figura non solo in Abruzzo, ma in Italia. Siamo esposti nel mondo, perché non farlo di quello? Perché non farlo? I cittadini sono disponibili per questo, sono disponibili. Io ho sentito oggi parlare di un parco che è un sogno, la strada del 17 di trasformarla in parco privato, è qualcosa di enorme che potrebbe proiettare la città. L'immagino a 15 anni, cioè voglio dire, come sogno, bellissimo, perché non puntare ad attivare l'università, attivare i cittadini in questo, piuttosto che passare il tempo nelle beghe, che tanto comunque le cose vanno come devono andare, i tempi sono quelli, l'unica cosa che chiediamo è semplicemente la trasparenza, un po' di trasparenza e di comunicazione, grazie. Grazie a Enzo, mio presidente, sto tranquillo, Marina Lauri. Oh, vi avverto che ci stanno ancora 15 interventi. A 2 minuti l'uno sono 30 minuti, alle 21 chiudiamo, alle 21:05 do la parola al Presidente per le sue conclusioni, alle 21:01 parlo io per ringraziare tutti. Decidete quello che dovete fare. Prego Marina. Allora, buonasera, io è la prima volta che parlo con il Presidente della nostra regione. E sono contento finalmente, anche se sto prendendo il telefono, che per una volta tanto non c'è più. Chiedo scusa, sono contento che già l'aveva chiesta per tanto tempo, perché l'abbiamo chiesta per tanto tempo, lei è venuto, grazie. Allora, primo punto. Sì, ma mi sembra di sì che sono sempre. Una cosa, io l'avevo chiesto già al suo presidente, al vice De Matteis, tanto tempo fa, che fino hanno fatto i soldi dei gratta e vinci? Va bene, perché io le spiego, presidente, no, lo spiego anche agli altri, io sono stata per 22 mesi sulla costa, mie spese in affitto, e abbiamo avuto modo di conoscere i tabaccai. Guarda, i tabaccai avevano fatto una riunione a Roma in cui si diceva che una parte di questi soldi sarebbero dovuti venire per la ricostruzione dell'Aquila. Io l'ho già chiesto a De Matteis, ma un anno e mezzo fa, ok? E lui non mi rispose, speriamo che lei mi possa rispondere. Un'altra cosa, i reparti della sanità aquilana, per favore riportiamoli all'Aquila, perché noi avevamo dei buoni reparti.
per favore. Oltretutto so che in molte parti anche il cinema è ad Avezzano, è il caso che si tolga in USPA o i cosi provvisori e si riportino all'Aquila, ricostruendo anche l'area di Collemaggio che erano dei reparti ottimi. Perché non è il commissario della ricostruzione, chi lo devo chiedere? A chi lo chiedere? Pure della sanità. Oltretutto, altra cosa, smetto, non c'è problema, non... altra cosa, le nostre tasse che verranno ripagate a novembre, stiamo facendo qualcosa? Grazie. Grazie, grazie Maria. Angelone Giovannina. No, una risposta a questo fatto di SMS di Giovannina. Presidente, guarda, è capace di scrivere poi, siccome sta spesso in consiglio di Giovannina, sa come funziona la nostra cosa. Signora Angelone Giovannina. Degli SMS, così di notte qui. È il governo. Antonio Ruggerini, prego. Due minuti. Allora, io penso che qui signori, per favore, signori, andò, scusami, è inevitabile la stanchezza, dobbiamo resistere fino alle ore 21, dopodiché inesorabilmente l'assemblea chiude, perché è giusto, è un fatto di civiltà, poi se è necessario il Presidente ci ha gentilmente dato la sua disponibilità, l'aggiorniamo, va bene? Per adesso andiamo avanti. Sappiate, gli amici che hanno parlato, non ce n'è stato uno che è uno che ha rispettato i due minuti. Insomma, e questo va a detrimento di chi viene dopo. Questo è, prego Antonio. Allora, l'assemblea cittadina deve essere il luogo dove si incontrano i cittadini dell'Aquila, non solo per incontrare le istituzioni, ma anche e soprattutto per incontrarsi tra di loro e per decidere il futuro della nostra città. Innanzitutto noi cittadini, per rappresentare quelle che sono i nostri voleri e le nostre aspettative della ricostruzione alle autorità a cui rivolgeremo le domande, come già è successo. I piani di ricostruzione, qualcuno diceva, sono non solo quelli delle case, ma anche il piano di ricostruzione socio-economico. Ebbene, noi abbiamo fatto in modo che ci sia una proposta di legge popolare. Io chiedo al Presidente della Regione Chiodi di tener conto di quella proposta di legge popolare e, al di là delle pregiudiziali che lui abbia posto, di vedere nella sostanza e nel merito quello che deve essere accettato e come si può fare per far andare avanti questa legge in Parlamento e per dotarla di risorse finanziarie. Una delle risorse finanziarie che i cittadini dell'Aquila avevano individuato è la tassa di scopo. Si disse il governo Berlusconi, non possiamo chiedere ulteriori tasse agli italiani. Da allora ad oggi sono state istituite altre tasse di scopo per problemi molto meno gravi della ricostruzione della città. La ricostruzione della città dell'Aquila è fondamentale, non solo per l'Aquila come capoluogo, poi ne parliamo, i porti fuori di bilancio, vuoi? Voglia? Ecco voi. Allora, ci sono state altre tasse di scopo. Emergenza Lampedusa è una, già ve l'hanno detto, noi cittadini ne studiamo queste cose. Allora, io non voglio aprire una polemica con lei, anzi mi sembra che la mia iniziale introduzione era quella propositiva e va bene, interrotto, che devo fare, scusate. Ok, ci sono e ce ne sono anche altri. Non mi vuoi far parlare sul terremoto della mia città, Chiodi? Allora, se tu hai questo atteggiamento sei una figura che si mette contro questa assemblea. Per favore, mi fai parlare sulla città dell'Aquila? Allora, si era individuata quindi la tassa di scopo. La tassa di scopo deve essere istituita per finanziare la ricostruzione della nostra città. Punto. Poi si era parlato e si parla anche all'interno della proposta di legge popolare, ma se ne è parlato anche negli OPCM che tanto piacciono a te, Chiodi, della sospensione delle tasse. La sospensione delle tasse per tutti gli altri terremoti si è prolungata
per anni, addirittura per 5 anni nelle Marche. Io non capisco perché noi che abbiamo subito il più disastroso dei terremoti che è avvenuto mai nel nostro paese, perché era centrato in pieno il centro storico di un capoluogo di regione, non dobbiamo continuare a goderti questi benefici, e cioè la sospensione delle tasse, delle libere attività e dei tributi IRPEF per i lavoratori dipendenti. Un'altra cosa è sulla sicurezza. Noi non vogliamo il raggiungimento semplice della sicurezza all'80%, noi vogliamo che le nostre case siano ricostruite sicure al 100%, e questa cosa non è prevista. Addirittura, per quanto riguarda questa situazione, si fa riferimento alla, però mi dispiace, all'equivalenza economica, per cui la famosa filiera sta tentando, con tutti i progetti che vengono presentati dagli ingegneri, quando ci sono 50 o 100 mila euro di differenza, solo 50 o 1000 euro addirittura, di far prevalere la riparazione e non la demolizione e ricostruzione. Questo è un grave danno che si arreca per la sicurezza dei cittadini e per la ricostruzione di una città sicura, futura e magari più bella. Tanto è vero che i cittadini hanno accettato questa cosa, che all'interno del progetto delle aree brevi, e qui il comune ne è testimonianza, l'area breve della Bianca d'Italia, soltanto perché si stanno opponendo 3 famiglie, delle quali qualcuno risiede addirittura in ville che stanno nella immediata periferia della città, si sono opposte. Il TAR non ha accettato la sospensiva e il piano deve andare avanti. Quello è un vero e proprio piano di riqualificazione. Grazie. Scivolate tutti, eh? L'assessore Pezzopane che si parla, prego Stefano. L'incontro dell'Assemblea Cittadina ha organizzato un incontro molto utile. Per la prima volta il Presidente della Regione viene qui, noi assessori siamo pubblico e abbiamo 2 minuti. Il Presidente della Regione ha molto più tempo, è giusto che sia così, perché noi ci siamo tutti i giorni a disposizione, il Presidente no. In 2 minuti si possono dire poche cose, provo a dirle, ma ne avrei tante. D'altronde a noi non mancano giustamente altre occasioni. La proposta fatta da Totò Giandomenico per un chiarimento sulla questione degli atti di restituzione è una proposta giusta. Io approfitterei di questa occasione per farlo davanti alla cittadinanza, perché la riunione che è stata citata non vedeva presente il comune dell'Aquila. Pertanto è davvero difficile poter presupporre un consenso in una riunione dove il comune non era presente. Ma non siamo qui per fare quella un'altra riunione. Pertanto io dico, se dobbiamo metterci d'accordo su questo tema, facciamolo adesso. C'è l'assessore, c'è il presidente, c'è l'unità di missione, andiamo veramente nella direzione della trasparenza, della democrazia, e soprattutto approfittiamo di questa occasione unica di avere un pubblico intelligente che può capire. Proviamo a farlo. Io almeno dico che quello che si può fare oggi, facciamolo. Però siccome ci sono delle differenti opinioni che vanno considerate come differenti opinioni, non polemiche, quando uno di voi la pensa diversamente deve dirlo, cambia voi pensare diversamente dal Presidente Chiodi, e lo dobbiamo dire nell'interesse dell'avanzamento di una linea comune. Facciamola adesso, certo, ne abbiamo pensato tante volte insieme, ci mancherebbe. Allora, aggiungo 2 cose, perché 2 minuti sono davvero pochi. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario, ma soprattutto come Presidente della Regione, oggi farebbe un gesto molto molto utile, importante e politicamente rilevante se dicesse che è d'accordo sulla legge firmata da tanti parlamentari e che combatte con noi. Quello sarebbe un gesto importante. Altra questione, le tasse. Noi non vogliamo fare la figura dei cagnoni, ma non vogliamo nemmeno essere trattati come dei deficienti. Allora, trattamento come Umbria e Marche è trattamento come Umbria e Marche. Se il Presidente della Regione
ci dice che condivide questo obiettivo, lavoriamoci insieme. Gli aquilani sono per il trattamento come un Marte, che è già poco rispetto a quello che avremmo, di cui avremmo bisogno per ripartire. Zona franca, Presidente, noi abbiamo parlato tante volte della zona franca e anche con il vicepresidente De Matteis che è venuto qui. Non è quella che premia le aziende nuove la zona franca che noi abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesto un provvedimento concordato, perché ci sono varie tipologie di zona franca, che premi innanzitutto le aziende locali, altrimenti potrebbe essere paradossalmente un boomerang, specie se arriva fra molto tempo, quando le aziende aquilane non ci saranno più o saranno molto ridimensionate. Concludo dicendo che c'è un tema sottaciuto gravemente per il quale il Comune dell'Aquila ha mandato moltissime proposte, che è il tema della ricostruzione sociale e culturale. Questa città è in sofferenza, il livello di disoccupazione è altissimo, la cassa integrazione ha raggiunto punte elevatissime, c'è una nuova povertà, il taglio che c'è stato fatto alla spesa sociale è demenziale. Non siamo una città in cui si può tagliare la spesa sociale, è una città in cui bisogna aumentare le risorse per il sociale e per provvedere a dare strutture sociali a tutte quelle aree e a tutte quelle zone dove c'è una cittadinanza che non ha punti di riferimento. Siccome, Presidente, tu correttamente hai detto che ci sono i soldi, io ti ricordo che abbiamo mandato tanti progetti pari a 36 milioni di euro per ristrutturare socialmente e culturalmente questa città e le sue frazioni. Forse è il caso che qualcuno li analizza quelle proposte e ci dica se questa città deve morire socialmente e culturalmente o se invece da questa assemblea può tornare in qualche modo a sperare. I due minuti sono conclusi. Scuole e ferrovie, aggiungo, scuole e ferrovie. Sulle scuole, Presidente, lei ha risposto che anche nel resto d'Abruzzo ci sono stati danni, poi ha risposto sui famosi 221 milioni di euro, poi ha risposto anche che i comuni che hanno fatto la richiesta dovranno dimostrare il nesso di causalità tra danno conseguente al terremoto e l'intervento richiesto, e dovranno dimostrare che quelle, attraverso il provveditorato agli studi, saranno ancora edifici scolastici. Io le dico ok, però le dico che è assurdo fare una delibera in cui si sbandiscono 220 milioni di euro e poi dopo si chiede ai comuni di dimostrare il nesso di causalità. È assurdo, perché questa gente che sta qua, quando hanno avuto la classificazione delle case e hanno dovuto dimostrare il nesso di causalità, lo hanno fatto per il tramite di una struttura neutra, non se lo sono detto da soli, che non se lo sono detto da soli che la casa era danneggiata, che l'hanno messo delle strutture neutre. Quindi i comuni non possono dire da soli che quella casa è stata danneggiata dal terremoto, lo devono dire prima di avere l'assegnazione, e le posso dire che in quell'elenco ci sono decine di edifici che non sono più scuole da decenni, perché le scuole sono state soppresse, mentre abbiamo progetti per la messa a punto delle scuole affidate che abbiamo trasmesso, e voi lo sapete, e vorremmo assieme alla Regione, insieme, in sintonia, come abbiamo fatto la prima operazione scuole, la prima che ci ha permesso di suonare la campanella, fare adesso la seconda operazione scuole. L'ultima cosa sulle ferrovie. Noi abbiamo detto che i 100 milioni di euro per il rilancio della ferrovia vanno spesi nel cratere. Non lo diciamo perché siamo dei vanesi presuntuosi che vogliono fare tutto all'Aquila, ma lo diciamo perché una delle poche cose buone che c'è nel decreto 39 convertito con la 77 è che quei fondi sono per il cratere. Pertanto, siccome il cratere è attraversato da una linea ferroviaria che può diventare metropolitana di superficie vera, non quella finta di cui pagheremo danni per sempre, quella vera, noi la preghiamo di ritornare esclusivamente
esclusivamente a investire la risorsa nel territorio del cratere. Tante altre cose le diremo in altre occasioni. Grazie Stefano, grazie. Io direi che un giro di risposte sono a parlare al Presidente, perché abbiamo messo tanta carne a cuocere. Ci sono tante cose da dire. Allora, andrò veloce almeno sulle cose che ritengo che possano essere meno importanti, ma non perché siano meno importanti, ma perché hanno bisogno di un minore approfondimento. Sulla partecipazione. Ma guardate, se io fossi stato il sindaco dell'Aquila, sono stato sindaco di Teramo, di fronte a una cosa di questo genere, la prima cosa che avrei fatto è chiamare le massime competenze al mondo, mettere i cittadini a lavorare su un progetto di coinvolgimento, e quindi siamo d'accordo. Vi dico che questa commissaria, pur non avendo poteri coercitivi in questo senso, il 30 maggio del 2010 ha emanato un regolamento per la partecipazione sulle attività di ricostruzione che ho trasmesso a tutti i comuni del cratere e adesso lo metto a vostra disposizione, l'abbiamo appena consegnato, quindi 30 maggio del 2010 questo commissario che non ha nessun interesse alla partecipazione, che non si confronta e compagnia bella, ha avuto la sensibilità di emanare un regolamento da mandare a tutti i comuni affinché facessero la partecipazione. Dei comuni l'hanno fatto, dei comuni non l'hanno fatto. E quindi non può essere una responsabilità di cui io mi posso far carico, perché se mi devo far carico dell'assenza di partecipazione in certi luoghi, allora, e non ho nessun demerito, dovrei avere il merito di dove questa partecipazione invece si sta verificando. Le entrate dei giochi, dove sono le entrate dei giochi? Allora è semplice, la protezione civile quando è stata qui ha speso 2 miliardi di euro. Questi 2 miliardi di euro da rendiconti che trovate sul sito della protezione civile sono 2 miliardi di euro che sono stati finanziati tra l'altro anche con l'entrata del gioco. La protezione civile dice di no, Presidente. Lo so, andate a vedere. Andate a vedere sul sito. Gabriele. Bertolaso, che posso avere per lo scrivere. Gli SMS non sono preparato, non lo volete fare. Per le tasse. Oh, guardate che sulle tasse abbiamo fatto tutti insieme delle battaglie straordinarie. Forse voi anche sapete. Allora la scadenza di domani mattina non è una scadenza diversa da quella di cui stavamo parlando i signori, Guarda, io penso che voi siete venuti qui per sentirmi, più che per criticarmi a priori, perché la critica a priori da sul tempo è ancora, la potete fare in qualunque momento e in qualunque occasione, quindi se vengo qua, penso perché, tra l'altro, notate la cosa, io sono venuto qui. L'abbiamo chiamato tante volte, Presidente. Non c'entra niente, non basta la chiamata, il Presidente della Regione non va dove uno lo chiama, ma dove ritiene che sia opportuno che si dà. Scusate, e quell'altra persona a fianco a lei. Per favore, non rispondo ovviamente né a lei né alla. Non per non creare argomenti di polemica, perché anch'io sono una persona, e quindi quando lei dice queste cose chiaro che dopo me ne voglio per rispondere, ma lasci perdere perché devi sopportare. Anche con riferimento a quello che è stato fatto l'intervento, che è stato una sorta di comizio, ho capito che non gli sto simpatico, a me che ritiene che possa essere una persona efficiente, però vi dico solo una cosa, che cercherò con il lavoro, con l'onestà, di fargli cambiare idea, se poi non ci riesco, non è che tutti devono essere. Per quanto riguarda le tasse, io sono perfettamente d'accordo e sto sostenendo, naturalmente come la sostiene un'istituzione, perché l'istituzione è un'istituzione nel senso che deve comportarsi anche l'istituzione nei confronti con i livelli così alti di governo,
perché lo vedete, non è che Napolitano se pensa che una cosa non va bene se la pagliccia, si mette la fascia e va sotto, no? Cioè, faccio un esempio, quindi ci sono dei modi con cui ci si deve confrontare. Bene, intanto sono perfettamente d'accordo col fatto che bisogna perseguire, fare tutto il possibile perché il trattamento sia quello delle marche lunghe. Ma io non mi accontento. Quello delle marche lunghe, e ora che si comincia a dire qual è stato, ve lo dico e vi lascio il documento, e lo sapete perché lo dico? Perché quello delle marche lunghe è stato peggiore. Però io non l'ho mai detto e mai lo diremo, perché altrimenti ci indeboliamo nella fase delle trattative. Nel marchio lunghe c'è stata la sospensione di 6 mesi per tutti e poi c'è stata la sospensione di ulteriori 15 mesi, anzi di 15 mesi, per le imprese che avevano una sede senza la sede produttiva che era dichiarata inagibile come se fosse E. No, ve lo lascio, non andate a verificare se non dovesse essere così, ma fa niente, perché questo ve lo dico perché ne ciò. Noi diciamo le marche lumbria, ma sappiate che noi già abbiamo avuto 14 mesi per tutti. Nelle Marche e l'Umbria non ebbero 14 mesi per tutti. Questo che cosa significa? Significa che noi continuiamo a dire che lo vogliamo come le Marche e l'Umbria, sperando che non si accorgano, ma io vi dico che noi avremo meglio delle Marche e l'Umbria. Questo ve lo consegno, lo lascio, dove ci sono tutte le ordinanze che sono state, hanno riguardato il trattamento fiscale delle Marche e l'Umbria. Vi lascio anche la copertura che c'è stata dopo tantissimi anni, è stata data copertura, quando è stata data copertura era il ministro Tremonti, tanto per dirvi, quindi è una copertura che è stata data da tantissimi anni, però ve lo lascio, vi fate le vostre riflessioni, io dico che noi dobbiamo avere il trattamento fuori, dirò e insisterò perché sia come quello delle Marche e l'Umbria, in realtà lo vogliamo meglio di quello che è stato nelle Marche e l'Umbria. E ci lotteremo per questo. Poi, fino ad oggi deve dire che insomma non ci siamo comportati male. La pacchia sulla spalla me la dia fino ad oggi, perché in qualche maniera c'entro. Poi, sul discorso della sicurezza, non c'è stato un intervento, non rispondo perché ci ho risposto prima sulla sicurezza. Ho detto che abbiamo convinto lo Stato non a restituire agli aquilani quello che avevano, ma a far pagare lo Stato una parte importante dell'allevamento sismico, quindi arricchendo quello che è il patrimonio personale. Perché lo Stato avrebbe benissimo potuto dire: ma quale Stato? Ti ricostruisci, ti pago quello che hai perso. Se vuoi fare l'adeguamento sismico te lo fai a tue spese. Invece noi abbiamo convinto lo Stato a pagarci anche l'adeguamento sismico fino a un certo livello. Se qualcuno vuole arrivare al 100%, ad oggi non è possibile, cioè non c'è, cioè, possibile se lo vuole fare, ma se lo deve pagare, cioè lo Stato ti paga fino all'80%, cosa che prima non avevi. Cioè, e questa è stata una cosa che abbiamo lottato per averlo, eh? Non è stata una cosa facilissima, perché, te lo ripeto, se tu hai una casa che ha un grado di sicurezza del 20%, io ti restituisco la casa che avevi. E invece qui ti dico: no, ti restituisco la casa che hai, più ti pago, obbligatoriamente me lo devi fare, e te lo pagano i cittadini, i contribuenti italiani. Ok? Poi, sono la riparazione costa, come la va bene, io ho già risposto prima, però lei questo non l'ha fatta, questa precisazione, questa la deve fare. Cioè, quando parliamo di diritti, se vogliamo essere credibili e vogliamo poi avere delle entrature vere, perché sennò a un certo punto ci dicono sempre un po' a dormire, no? Ti dice, no? E invece allora dobbiamo avere delle argomentazioni. Le argomentazioni ce le siamo giocate in questa vicenda, anche con Massimo Celente, che era vice commissario allora, e che io spero che non ho mai pensato, sono sempre rammaricato del fatto che Massimo Celente non ha deciso di essere più vice commissario, in questo ruolo secondo me avrebbe dovuto svolgere un ruolo di vice commissario. Comunque lasciamo perdere questo. Dottoressa Pezzopane, l'assessore Pezzopane, allora, vede, la differenza tra un sindaco, un assessore comunale e un presidente di regione, anche commissario della ricostruzione di 57 comuni,
è che il sindaco, quando io sono stato sindaco di Teramo, di queste cose ne facevo decine, ne ho fatte diversi al mese, andando a tutte le problematiche che c'erano in tutte le frazioni, e faccio il sindaco e avevo fatto il sindaco. Io faccio il presidente della regione, devo tener conto anche di tutte le problematiche della regione, perché qualcuno si lamentava che la regione non cresce, che la regione o cresce o non cresceva, perché oggi abbiamo qualche dato che ci dice che forse cresce più della media dell'Italia, ma lasciamo perdere, ci frega queste cose qua, non ci frega. La sanità prima era default, stavano anticipando il Minnesota, la Grecia, arrivavano prima noi, oggi non lo siamo più, però lasciamo perdere, queste cose bisogna pure che le fate. È chiaro che io non posso avere il suo tempo nel confronto con la cittadinanza aquilana, non posso averlo, però non l'ho mai negato in questo senso, che a me fa piacere, ma io avevo l'impressione che in queste occasioni, più che un'occasione di confronto reale, come quello che stiamo facendo stasera, e io vi ringrazio, ci fosse invece una situazione, diciamo così, pregiudiziale, che avrebbe condannato me per qualunque cosa avessi detto solamente perché ero della parte politica avversa da quello che invece magari poteva pensare la persona. Ecco, adesso lo so. Vedete che lo sto dicendo, se no non lo dicevo, potevo evitare di dirlo, l'ho detto. Quindi questo credo che va ad onore vostro, della vostra partecipazione. Certo, poi ognuno in queste occasioni può dire tutto e il contrario di tutto, è giusto che accada, noi siamo abituati alle contestazioni, siamo abituati a tutto, siamo abituati anche a essere eletti, però quando nello stesso tempo ci contestano, alcuni altri ci eleggono. Questo è capitato da sindaco, è capitato a tutti, no? Anche Massimo viene contestato e poi magari viene eletto sindaco. Allora c'è la libertà, bellissimo, l'importante è che ci si rispetti e che si possa dire. Io vorrei una sola cosa, al comune chiedo con, io non ho elezioni, quindi non sono influenzato dal nostro momento elettorale, so che voi siete influenzati dal momento elettorale e so che questa è un'azione di disturbo, per quanto mi riguarda, no, dico, aspetta, no, io voglio parlare, io sono una persona normale, io voglio parlare con una persona normale, voglio, sì. Voglio semplicemente chiedervi una cosa, a me mi interessa solo una cosa, che quello che sento da parte del comune nei consessi ufficiali dove si prendono i tavoli importanti, dove si prendono le decisioni, le cose che si dicono lì poi devono essere le cose che si dicono fuori. Io solo questo vi prego, perché altrimenti da ora in poi mi devo portare un testimone della, mi devo portare qualche testimone prima o poi. Secondo, leggi, mi chiede per la legge dell'assessore regionale, io già l'ho detto, c'è stata una prima domanda, allora la prima domanda è stata proprio questa, io ho espresso delle perplessità e ho spiegato perché ho espresso delle perplessità. Naturalmente sto lavorando a migliorare anche quel processo, perché nulla chiede, no? Che si possa migliorare, quindi sto lavorando, le strutture stanno lavorando anche ad un miglioramento di quelle cose, però tenendo conto del fatto che l'agilità delle decisioni è una cosa che dopo potremmo rimpiangere. Se invece ci fossero tassa di scopo, queste cose qua, io sono d'accordo, l'ho già detto, non ho difficoltà, penso che tu che mi hai fatto questa domanda sulle tasse di scopo, lo so che non mi sono visto, però è la mia opinione, rispetto a come io rispetto la zona. Assolutamente. Okay. Per quanto riguarda la zona franca, questo è troppo tardi a dire questo, guarda che la zona franca abbiamo parlato con Massimo Celente, con il comune, da quando ne abbiamo cominciato a parlare, l'abbiamo istruita insieme, questa era. Non è che dopo due anni uno di percorso si dice ma questo non è, ma quello abbiamo lavorato, se mi dicevate all'inizio non fare quello, non facevamo quello, ne facevamo un altro, cioè proprio questo. Sì, ma io ti dico che ci sono le cose che abbiamo lavorato insieme, abbiamo votato insieme in consiglio regionale, maggioranza e opposizione, abbiamo votato tutti insieme, quindi quello è, sapevamo che cos'era quello. Io so qui che ci stanno delle persone che sono informate, no? È inutile, non le voglio indicare che sono informate. Sanno che era questa, che adesso a distanza di due anni.
dire, io ho una punta diversa, per sfinire anche questo. Ma è vero, Presidente, lei ha chiaramente... Vabbè, è la mia opinione. E la discussione è impari, lei al microfono è... rintuzza tutto senza l'opportunità. No, guarda, io non rispondo quasi mai, io sono giornalmente destinatario di tutte le inadempienze di questa ricostruzione, di tutte, anche se non sono io a dover fare le cose, con continui comunicati sui giornali ai quali non rispondo perché non avrei il tempo di rispondere. No, no, non è così, l'abbiamo contato gli atti, non conta. Vabbè, ferrovie, mi si attribuiscono ferrovie, il verbale, conclusioni che riunione del tavolo ferrovie del 21 giugno e del 6 luglio 2011, a cui ha partecipato anche il sindaco dell'Aquila. C'è sempre. Ecco. Ma non si è discusso, leggiamo. C'è scritto tutto. Leggiamo le decisioni, leggiamo le decisioni. No, scusi, leggiamo le decisioni, non faccia così. Senta, io le dico questo, per me c'era il commissario, no, lo consegno e ve lo vedete. Lo consegno e ve lo vedete. Qui c'è. Per favore. Scusate, mancano, Presidente, scusi, mancano esattamente 10 minuti alla chiusura. Il Presidente ha gentilmente dato la sua disponibilità a venire, ma più ancora che questa disponibilità a tornare, il Presidente si farà carico di incontrare le istituzioni, in particolare i comuni, per trovare posizioni comuni, perché ammetterete che è disdicevole qua davanti a tutti, no? A me non me ne frega se c'è ragione che oggi, penso pane c'alente. Mi interessa cosa dobbiamo fare noi a Milano domani mattina, grazie a Chioni, Cialente e Pezzo Pane insieme. Questo lo volevo dire, perciò non volevo fare un discorso politico. Allora, conclusioni delle riunioni del tavolo ferrovie del 21 giugno e del 6 luglio, ci sono stati due tavoli, ai quali hanno firmato, hanno partecipato il commissario vicario, il sindaco di L'Aquila, il presidente della provincia di L'Aquila, il vicepresidente del consiglio regionale, il consigliere regionale che rappresenta i consiglieri regionali. Questo è il nuovo tavolo, Presidente. Sto dicendo quello di oggi, cioè quello ultimo. La rettifica delle decisioni assunte. Il sindaco dell'Aquila numero 5. E ma perché mi critichi se te lo sai già qual è la conclusione? Qual è la conclusione? La conclusione sono queste cose a cui ha partecipato il sindaco Cianente e sono realizzazione del collegamento veloce scoppito Sassa San Gregorio San Demetrio attraverso la realizzazione di nuove fermate ed opere sostitutive per la soppressione di TL necessari per il miglioramento della mobilità generale nella città dell'Aquila, con la previsione di opere connesse a parcheggi di scambio nelle principali stazioni per un porto di circa 30 milioni. Interventi infrastrutturali per la velocizzazione della tratta Pescara Sulmona 5 milioni, realizzazione e collegamento in fune, a fune, zona stazione centrale con ruolo università. Questo è primo... Scusa, mi fai finire? No, che taglio. Allora, quello che voglio dire, signore, allora, questo è, quindi penso che sia inutile attaccare se il sindaco non te l'ha detto, io non ci posso fare, consegno anche questo. Ma mi hai attaccato su una cosa già definita? L'hai dovuto cambiare. Ma no, non è così. Lo so che mi volete far comparire come il diavolo, il cerbero, il cattivo, l'assassino, non è così. Sociale. Io do i documenti e non do le interpretazioni. Secondo aspetto, quindi sulle ferrovie la persona sta a posto, ok? Va bene, sta a posto. Secondo, ospedale. Arrivo. Grazie. Allora, lei ha fatto la domanda sull'ospedale che io avrei distratto i fondi dell'ospedale, giusto? No, io gli ho detto, ricordiamo l'ospedale all'arco, sì, visto che l'abbiamo scritto le parti, Allora, l'ospedale sono preparato. Allora, una battuta, ok? Scusa. Allora, scusate, cerchiamo di
è andata molto bene questa assemblea, credo che siamo veramente soddisfatti. Chiudiamola meglio. Se vedete ogni tanto il consigliere, leggeriamo un po', che stanotte abbiamo finito il consiglio regionale, che sono la 2:30. Mi sono svegliata alle 6 perché alle 9 dovevo stare al CIPE. Quindi se vedete un po' ogni tanto di calo di tensione, datelo a considerare per questo. Dunque, per quanto riguarda il sociale, poi arriviamo all'ospedale. Il sociale, noi abbiamo problemi di bilancio, voi sapete, non solo la regione, anche lo Stato, sapete in che situazione siamo, sapete in che situazione sta l'America, la Germania, la Spagna, sapete. Allora, noi abbiamo un vantaggio, che abbiamo, la regione aveva ricevuto delle donazioni per 10 milioni di euro. Bene, oggi è stata depositata una legge regionale che destina, concordato ovviamente, rappresentato il vicepresidente del Consiglio regionale, ma era stata concordata che destina questi fondi, ad eccezione dei 2 milioni e mezzo che erano donazioni modali, cioè donazioni vincolate, e mi riferisco al pronto soccorso pediatrico, proprio alle attività sociali del comune. Sì. Attività sociale. No, ci sono anche delle cose, ve lo lascio qui la legge. Siccome so che anche concordato con il comune dell'Aquila, quindi come devo accelerare. Per quanto riguarda l'ospedale, l'ospedale dell'Aquila devo accelerare. Allora, non è vero chi ha detto che io distratto i 47 milioni di euro per le perdite, non è vero. Non è vero, non posso fare altro che dire. Denunciatemi alla Corte dei Conti o alla Procura affinché questa cosa si possa accertare e voi possiate essere sicuri di questo. Nessuna fusione, la fusione, quando ci è stato detto che è stato utilizzato per altri ospedali, è falso, perché la fusione, questi sono entrati nel bilancio dell'ASL dell'Aquila del 2009 quando ancora non c'era stata la fusione. Quindi vi assicuro che questa cosa è descritta in sé secondo me. Non l'avrei mai fatta, né l'avrei mai potuto fare, sarebbe stata una cosa molto grave, gravissima. Quindi è una cosa falsa che io non riesco, nonostante che l'abbia il direttore generale, il collegio dei revisori, il ministro dell'economia, l'avvocato del ministro dell'economia, non riesco ancora, c'è gente che vuole credere a quello, basta, non c'è niente da fare. Sono 47 milioni di euro che sono nelle casse, ovviamente, della AS dell'Aquila, che ha ricevuto l'indennizzo per la terra cittadina. Quindi questi 47 milioni di euro sono lì. L'AS dell'Aquila li ha utilizzati per che cosa? L'AS dell'Aquila ha fatto un sacco di lavoro. Più la Regione Abruzzo ha dato 35 milioni di euro all'ospedale dell'Aquila per le infrastrutture. L'ospedale dell'Aquila ha 80 milioni di euro di soldi. Lo dico la verità. E se non è, ma perché magari la bugia in mezzo a tutte queste persone un giorno? Oh, io una cosa, io adesso faccio il presidente della regione, ma io so, e mi guida sempre questo discorso, che ammesso che il presidente della regione sia salire nella scala di potere, tutte queste cose, io so che quando tu sali le scale incontri le persone che incontri quando le scendi. E chi le scende? Lei rappresenta la provincia, non lo è più, se rappresenta la regione non lo sarò più, cioè scenderemo sempre. Per quale motivo devo dire le bugie? Affinché, cioè posso dire che sbaglio, posso fare le scelte sbagliate, posso fare degli errori, posso essere migliore su questo, ma io faccio il Presidente della Regione, ho fatto il sindaco, quindi il bugino, le dico, sia chiaro, le interpretazioni possono essere forzate, ma su queste cose qua, no, sui 47 milioni di euro, ma ovviamente X ed X, ormai da quando c'è Aristotele, cioè l'ultimo la produzione di Aristotele, io non lo posso dire, quindi devo dimostrare. Scusa, chiedo scusa al Presidente Chiodi, io ho preso un impegno, l'Assemblea ha preso un impegno col Presidente, con la Segreteria. Presidente, lei ha 2 minuti, no, tornerà, ha 2 minuti per salutarci e per prendere l'impegno a tornare. Allora, tornare l'ho preso all'inizio, di fatto. Io penso che sia stata una riunione utilissima per me, spero anche per voi, e che comunque possa essere l'occasione per rendere possibile un confronto che non sia necessariamente mediato. Mi piacerebbe sentire, come facevo da sindaco, i cittadini, mi piacerebbe comportarmi senza nulla togliere ovviamente ai ruoli del sindaco dell'Aquila e alla comunità di là, questo ruolo che deve fare il sindaco. Però io, quando voi lo vorrete, con una cadenza che
certamente deve essere trimestrale, perché dovremmo avere degli, se no non abbiamo novità significative, possiamo continuare a farlo. Ma mi sono, io non ho mai rifiutato il confronto con la comunità, perché io quando sono andato, quando mi hanno invitato, sono andato in consiglio comunale, sia chiaro. E il consiglio comunale, per come la vedo io in tempi normali, rappresenta la città. E io sono andato in consiglio comunale le volte che mi hanno chiamato e mi sono anche lamentato perché non mi hanno chiamato quasi mai, così come non mi hanno chiamato le trasmissioni l'anno zero, non mi hanno chiamato mai nessuno alle trasmissioni. Adesso comincio a volere un confronto diretto con i cittadini, perché non vorrei che su questa mia, direi così, presunta o comunque istituzionale, voglio entrare in conto istituzionali, nelle assise proprio che rappresentano le istituzioni, abbia trascurato quello che è il contatto personale. E questo contatto personale è probabilmente assente, che non c'è stato, è probabilmente causa di tante incomprensioni, ma anche di tanta alimentazione di tante situazioni che non sono vere. Io posso sbagliare, ma non ho nessuna intenzione di non collaborare al massimo, perché il successo della ricostruzione dell'Aquila è il successo personale di un'esperienza per me straordinaria, quale quella di essere Presidente della Regione. La porterà al Parlamento. Dico, se no, a me, al Parlamento oggi conti molto meno per fare Presidente della Regione. Lascia perdere, oggi Presidente della Regione. Lascia perdere, al Parlamento ci vai. Oh, in bocca al lupo, grazie, e sarò qui presente ancora. Bene, grazie. E due cose per favore. Mi chiedo scusa a tutti quelli che non hanno potuto parlare, ma ci sarà la prossima occasione. Al Presidente Chioni, nel ringraziarla per la sua presenza, Presidente, con molta facilità o facinoneria si possono chiedere anche le dimissioni, eccetera, eccetera. Questa assemblea, questi cittadini le chiedono di governare questa situazione difficile, che è un compito molto ben più alto e molto più importante. Grazie Presidente per la presenza. Che ripartisce.